Ma che gli è partita la live, eccolo! Buonasera a tutti, buonasera! Ma c'è qualche filtro? Fa vedere che non voglio filtri, eh? Fa vedere, fa vedere, fa vedere. Buonasera a tutti! Alziamo il volume, eccolo qua, manetta, vai! Ma ciao a tutti, grandi, come state? Yes, Carla, buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna Rosa, buonasera Antonella, buonasera, buonasera. Bene, bene Marco, sono contento. Sì, va bene anche a me, buonasera Sonia, buonasera Assunta, Acquario. Super Digital, eccolo, eccolo Super Digital, buonasera Giulio, Leo, buonasera, buonasera Alessandra, Tyrin, Leo. Fratellone, buonasera, fratellino anzi, Giovincello. Valeria, buonasera, Bell'Italia Cooking, buonasera a tutti, Marcella, benvenuti in questa nuova live. Ciao Noemi, ben arrivata. Tiziana, ben arrivata. Dani, ben arrivata. Davide, buonasera. Buonasera Daniele. Hai visto? Bella sorpresa. Ho ritardato perché ho dovuto mettere a Lego il piccolo, a letto il piccolo perché tutto voleva tranne che andare a letto, ma fatica, insomma. Simona, ciao. Erika, buonasera. Buonasera, buonasera. Ragazzi, allora, come va? Buonasera, Minù. Stella, buonasera. Fate tap tap, dai che saliamo. Io non ho fatto manco una condivisione, aspettate che la faccio. La faccio con... Ok. Con mia figlia che è di fuori al parco. Allora. Ok, ecco qua. Facciamo un altro po' di condivisioni. Eccola qua. Siete già tutti in live, tutti quelli che mi spuntano ci sono. Scusate, adesso non sto leggendo il rullo, quindi perdonatemi un attimo, eh. Non dico, non mi è arrivata la notifica, salvo. Sei uno stronzo, uno stronzo. Ok, eccomi qua. Super Digital, no, c'è. Ok. Ok. Buonasera a tutti, continuiamo. Maria, ciao. Quanti user questa sera? Ci sono i miei mod? Sì, che ci sono. Allora, c'è anche su Wello, benissimo i mod. Carla, grazie. Guardavo, i filtri non ci sono. Possibile che c'è una faccia così liscia? Impossibile, guardate che rughe che ho. Mamma mia, mamma mia. D'altronde, 42 anni che si può fare, le rughine, fa caldissimo, io infatti ho un ventilatore lì che mi spara, guardate, vedete, c'è il ventilatore che è caldissimo, sì. Stefi, ben arrivata Stefi, troppo caldo, sì, ma in casa c'è 30 gradi, 30, porca puttana. Ma vi faccio vedere, se no sembra che dico una minchiata. 30,8 segnata. No, si vede? Aspetta, che provo a girarlo perché è veramente tanta roba. Guarda, cioè in casa 30,8 gradi, cioè incredibile. È incredibile. Cioè, per quello vi dico, sì, si muore. Mamma mia, caldissimo, missimissimissimo. Cioè, ma si può alle 10 e un quarto di sera avere 30 gradi in casa, 34 di fuori? Chi è che al lavoro c'è freschetto? Chi è la Paolina? Caste, state con l'aria condizionata. A me, guarda, mi tocca bere la birra da 9 gradi. Ma come si fa? Anzi, fammela aprire, va. Se no, fammela aprire. Non si può consumare alcol, mi sposto dopo. Condizionatore? No, non ce l'ho. Perché qua c'è la predisposizione di 5
5 camere, tutte con la predisposizione, non me ne fa mettere manco una perché gli soffre il cervicale, capito? Che bella fregatura, detto, almeno. Niente. Buonasera a tutti, chi c'è, chi c'è, chi c'è? Eugenia, buonasera. Filtri e commenti simili agli altri segnalati, vabbè, non lo so, ci penseranno i mod. Allora, stasera ho un po' di cosine da dirvi. Innanzitutto per la live di domani. La live di domani sera sarà solo per abbonati e saremo in un posto che Francesco non c'è mai stato. Non c'è mai stato. È un posto dove Francesco ha paura perché lì c'era il problema che c'erano, ci bivaccavano. Quindi, siccome sa che c'erano brutta gente che ci girava, quella volta mi diceva che aveva paura. E ancora adesso, anche prima ci siamo sentiti, mi ha detto: guarda, sei sicuro di voler andare lì? Ha detto: sì, Fra, andiamo lì perché è una live tosta. Quindi domani sarà solo per gli abbonati, lo dico prima. Aspettate un attimo, anche qui arrivano le consegne al momento. Sa, non si vede. Che cosa non si vede? Non mi vedete? Ah, ok. Scusate, mi stanno preparando le tende. Mi sta preparando le tende e mi spiega come fare. Ok. Ok, va bene. Ok, scusatemi, tengo basso. Ok, non ho capito la non si vede. Ok, forse prima quando era girato. Ok, scusate. Ok, a posto. Dicevamo, allora, mi piace quando sti bloccano tutte i follower. Zia Patrizia dalla Germania, ciao Marco, ben arrivato, grazie per le condivisioni Marco. Linda, buonasera, buonasera a tutti. Quindi dicevamo, riguardo alla live di domani, sarà in un posto inedito, no, inedito, non è inedito, sarà per Francesco. Voi ci siete già stati, ma è un posto tosto. Quindi ritorno lì per la prima volta per Francesco, che lui ha sempre molta paura di andare, però bisogna andare lì. E quindi domani ci andremo. Yeah! E ripeto, è una live per abbonati. Romina, buonasera. Daniel, io esco e rientro quando blocca. Quando blocca? Cosa vuol dire quando blocca? Non lo so. Francesca, ben arrivato. Marianna, perché piangi? Non dovete piangere, ci saranno le live per tutte, ci saranno anche quelle per abbonati. Abbiate un po' di pazienza, ci sono ossomane, dice la Stefi. No, no. Vi dico solo che c'è stato Mussolini lì, sì, quello sì. Una villa del 1600. Bellissima. Olli Emilia, ben arrivata. Che splendore che sei. Splendissimo, guarda. Poi dopo una giornata che ho patito il caldo, guarda. È stato morire. Mio fratello, Pietro. Pietro. Lui è mio fratello, ragazzi. Lo fisso qua. Lui è mio fratellino. Fratellone, anzi. C'è mia sorella Caterina e poi c'è Pietro, mio fratello. Eccola qui. Eccola, lei è mia. Amore, mia figlia, che è di fuori al parco. Papà. È così. Guarda mia, salve. È così, ragazzi. Allora, c'è il fratellone, sì. C'è tutta la famiglia praticamente. Laura a lavorare. La notte e io ne approfitto per fare le live da casa. Diego si è addormentato, posto.
Allora, quindi quello di domani l'abbiamo detto, poi volevo chiedervi se avete visto l'ultimo video di Villa Sabatellis e cosa ve ne è sembrato. Ciao Lucy, ben arrivata, ben arrivata. Grande, bravissimi ragazzi, yes. Fabrizio sta lavorando alla seconda parte, quindi a breve uscirà anche la seconda parte, ma dovete capire che Fabrizio, ragazzi, in Germania lavora tanto. Adesso è in Sardegna e in Sardegna lavora, ma ci sono più di 45 gradi. Capite anche che ha detto c'è il condizionatore acceso, dopo faccio salire, quindi ve lo dirà da solo. Il condizionatore acceso e non ce la fa, la abbassa di qualche grado la temperatura, ma non ce la fa. Quindi capite, con il PC buttare quel calore a lui gli dà fastidio, quindi magari gli ho detto anche io in primis, se puoi magari evita, ritardiamo di qualche giorno, ma non ti preoccupare Fabri, non stiamo a ammazzarci, insomma la salute è la prima cosa. Quindi ecco, c'è la Valeria che dice non si respira, non si respira, credetemi. No, no, ma immagino. Sono al parco davanti casa, va bene amore, io sono a casa, quando vedrai il cancello è aperto. Ah, è appena finito di guardare Vincenza, dice, l'ospedale di Ascoli, quello merita tanto, io ci ritornerei. Il PC, ehi, basta fare le unghie sul divano, ehi, basta. Guarda che stronzo sto gatto maledetto. Miele, basta. Si fa le unghie. Niente, comunque mi piacerebbe ritornare ad Ascoli, mi piacerebbe andare a ritrovare Valerio, che è un nostro follower carissimo, nonché un grandissimo amico, un bravissimo artista. Anzi, se lo volete seguire, adesso oggi ultimamente ha fatto, mi ha anche invitato, ha fatto un graffito su Pantani, su una specie di associazione che hanno fatto, ha fatto sta casina, sta specie di sto gatto è scemo. Che deficiente. Vabbè, è bravissimo. Vabbè, quando farai l'indagine normale, magari paranormale, la faremo domani sera, ore 22. Eccola la Carmen. Ciao Carmen! A proposito della Carmen, volevo dire che un giorno dobbiamo ritornare insieme alla Carmen laggiù. Cos'era? Quell'ex manicomio laggiù in fondo, dico in fondo senza dire il posto, e dove non avevamo potuto finire l'indagine perché sono entrati quei ragazzi e quindi abbiamo lasciato l'indagine a metà. Ora, quando sarà ora, che ci sarà anche la Carmen che ci dirà quando può venire, andremo laggiù e continueremo l'indagine. Anche quella ve lo dico già, sarà per abbonati perché era iniziata per abbonati, poi era successo quel bordello e via dicendo. Quindi continueremo a fare quella roba lì. Speriamo meno caotica, lo spero anch'io. Grazie Pasqua. Comunque, e poi che volevo dire? No, perché io ho il quadernino con le robe scritte, perché se no non me le ricordo. Allora, e volevo anche dirvi, che cosa ne pensate dell'ultima indagine, quella fatta il giorno del mio compleanno all'ex sanatorio? Vi è piaciuta? Mi dispiace per la connessione che si bloccava tanto, infatti siamo partiti dal sesto piano e poi siamo venuti in giù, però non lo so, poi alla fine andava tutto. Il copione, Daniel dice, copione di cosa? Esco a rientro. No, Panda, devi stare qua con noi. Bellissimo, sì, è stata bella. Poi il posto merita tanto, mamma mia. Tantissimo merita. Poi è grande, avete visto quanto è gigante? Mamma mia. Il posto è enorme, veramente. Le caprette mediche da... No, ma mi è piaciuto molto quel posto perché tutte le volte che siamo andati c'è stato proprio un filo logico di tutte le cose, dell'EVP che ha detto prima radio,
prima di andarla a vedere, che c'è insomma un sacco di cose bellissime, oltretutto quelle storie di quei ragazzi, di quei bambini messi lì, che i problemi hanno i genitori, i figli devono erano costretti a stare lì perché glieli toglievano i genitori, in queste strutture che erano dei lager, e c'erano queste... Sento suonare. C'erano gli assistenti sociali che erano peggio, quindi a me mi piangeva il cuore l'altra volta solo a pensare ai bambini come potessero stare. Vabbè, domani sera ore 22. I documenti che leggevi erano interessantissimi, ma guarda, a me mi avevano preso di una cosa impressionante, perché storie vere, tristi, e ti prendono proprio nell'animo quelle cose là. E quindi mi aveva proprio preso. Esatto. Poi l'ultimo piano, bellissimo. L'ultimo piano era. L'ultimo piano era fantastico. Non sapevo neanche che ci fosse quella che preferiva i camionisti. Una roba così tutta fatta in legno in una maniera impressionante. Cioè, era una cosa bellissima, veramente. Sono in viaggio, ma non mancherò, dice l'Angie. Va bene, Angie, mi raccomando, non mancare, anzi te la guardi in viaggio, così dormi meglio. Sì. Grazie Angie, grazie Fab. E poi che dire? Allora, adesso vorrei far salire, mamma no, vorrei far salire il live, leader dei mod, su Welu, che vi deve spiegare un qualcosa inerente, grazie zia Patti, un qualcosa inerente scusatemi, ai follower non credenti, quelli che non credono, ok? Perché abbiamo capito, perché dopo noi le indagini, quando finiscono, facciamo con i mod una specie di riunione, magari non telefono, però abbiamo una chat dove parliamo di cos'è successo, dei silenziati, dei bloccati e quant'altro, ok? Omar, bello mio, ciao. Quindi, cos'è successo? Che abbiamo capito che ci sono molte persone che non credono. Attenzione, persone che non credono non sono i disturbatori. I disturbatori sono quelli che dicono vai a lavorare, va a cagare, quelli sono i disturbatori, quelli vengono eliminati immediatamente. Noi stiamo cercando di capire chi sono quelli che non credono. Ogni persona che noi silenziamo, blocchiamo o quant'altro viene screenshottato e messo da una parte. A fine indagine vengono fuori tutti gli screenshot che mi portano loro a vedere a me, mi dicono questo ha detto questo, 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 questo perché? Perché in caso di contestazione che arriva qualcuno e dice perché avete bloccato mio zio, perché mi avete bloccato a me, perché mi avete bloccato di qua, noi andiamo a vedere il nome della persona che è stata silenziata, bloccata o quant'altro e andiamo a vedere che cosa era successo. Può succedere l'errore, per carità di Dio. Adesso poi magari siamo in pochi moderatori, quindi i moderatori che ci sono fanno molta fatica perché ragazzi, vi posso garantire che dalle 600-700 persone in più si inizia a far fatica, anche con 3 persone, ok? Quindi quando si arriva a 1000-1100 si fa veramente fatica. Allora cosa succede? Succede che si può sbagliare bloccando persone. Buonasera Lella. Bloccando o silenziando persone che magari in quel contesto hanno fatto una faccia che ride, ma io dico sempre che le faccine che ridono ci stanno perché io fondamentalmente non sono sempre lì, quindi smorzo, rido, scherzo, quant'altro, quindi ci stanno le faccine. Allora bisognerebbe sempre capire il contesto della faccina, ok? Ora un'altra cosa, invece sullo scetticismo dobbiamo cercare di capire chi non crede, perché dicono ah, io non credo. Bene, dobbiamo cercare di no convincere, di far capire a queste persone che non credono di rimanere lì incollate allo schermo a guardare e dargli prova, come tante altre persone che prima non credevano, che un qualcosa c'è. Che cosa c'è?
lo scopriamo insieme. Quindi cercare di capire benissimo che... Ciao amore. Cercare di capire, come giostrare le due cose. Ora, siccome è successo che ci sono state delle persone che entrando in live dicono io non ci credo, e voi follower, quindi voi famiglia, GF Family, è successo che dicono ah beh, se non credi esci, se non credi vai, se non credi questo. Allora ragazzi, adesso ve lo faccio dire, ve lo faccio spiegare da Soelu e lei vi dirà come comportarci, come comportarci noi come Salvo, vabbè magari non legge il rullo perché è davanti, però voi come follower del GF Family come comportarci con queste persone. Adesso se c'è la facciamo salire e vi spiega bene lei. Vediamo se c'è. Eccola qua, la invito, provo a farla salire. Ok. Ciao Sam, mi senti? Buonasera, ti sento forte e chiaro. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, ecco la nostra leader Oscana. No, ma non sono di Firenze, però. È lo stesso, per me sono tutti uguali. Da me lo sai che si dice della figlia, quindi non è, è una Toscana un pochino più là. Allora, come appunto ha già riassunto Salvo quello, cioè i concetti di cui insomma, volevo un attimino chiarire. Allora, l'altra sera appunto c'era entrata una persona, anche due, dicendo io non ci credo. Fatto sta che questa persona è stata assalita, passatemi il termine, da qualche follower. Allora, io vi chiedo gentilmente, come collaborazione, quando entra una persona così, voi non badate a rullo, voi che avete la fortuna che vi potete godere la live di Salvo, perché noi moderatori purtroppo non abbiamo questa fortuna, perché dobbiamo dare un orecchio alla live, un occhio a rullo, vedere appunto come ha detto prima, quando ci sono le faccine sorridenti, bisogna capire in che contesto sono state messe in modo da non silenziare delle persone così ingiustamente. Allora, a me farebbe piacere, perché mi è capitato uno scettico che non ci credeva, ho parlato con lui, ho cercato gentilmente, senza forzature perché noi non tratteniamo nessuno, di farlo rimanere a guardare. Poi è libera scelta andare via. Però se una persona scrive così e viene attaccato dai follower del tipo esci, vai da un'altra parte, dove sono i moderatori, cioè noi ci siamo, noi siamo lì. Però se non silenziamo una persona che dice una cosa del genere, il motivo c'è. È proprio per il fatto che cerchiamo in maniera gentile, se questo poi si sente attaccato, è chiaro che magari può sfociare anche nelle offese e questa è una cosa brutta. Quando entra una persona che dice non ci credo, voi fate finta che non esista. Il lavoro sta a noi di cercare di convincerlo, o meglio, cioè di fargli vedere che Salvo ci porta dei riscontri reali. Quindi non è un rimprovero, ragazzi, questo serve per far capire. Assolutamente. Mi dice Laura di cercare di far capire a queste persone che non siamo lì a pettinare le bambole, a fare un'ora fuori casa, perché uno sta bene anche a casa. È perché se portiamo il nostro culo, detta così, in certi posti, è per far vedere che se ci sono dei riscontri sono reali. Ok? Tutto qua. Quindi quando c'è qualcuno che ti dice io non ci credo, per me è una cazzata, per me è quant'altro, il bello è proprio lì, cercare di far capire a queste persone che cosa c'è realmente. Tutto qua. Allora magari Laura Soelu vi spiega come fare, invece che magari dirgli oh vai da un'altra parte, perché tanto si inizia a dire le cazzate, questo facciamo un esempio, va a cagare, va a lavorare, va, loro già lo tolgono subito. Quindi se lo lasciano lì non è perché lo lasciano lì perché gli è scappato questo commento, lo lasciano lì
vedete Steffi, io ex scettico, se lo lasciano lì è perché gli vogliono far vedere che se c'è eventualmente un riscontro, questo magari può capire la serietà dell'indagine. Tutto qua. Quindi voi magari l'unica cosa che potete fare è proprio aiutare la Laura, aiutare i moderatori a fargli capire di invece di gli esci, rimani, guarda un po', vedi un pochino. Questo si può fare, secondo me. Certo, d'accordissimo, sì, infatti ho chiesto una collaborazione anche proprio con i follower e ovviamente come ha detto Salvo, assolutamente non è un rimprovero, ci mancherebbe, solo che sentendosi attaccato, è chiaro che anche per noi è molto difficile riuscire a trattenerlo, quindi come giustamente ha detto Salvo, se ci volete aiutare, ecco, magari parlare in modo positivo, senza accuse o senza appunto dirgli esci, vai e via. Poi un'altra cosa, un altro punto, succede spesso durante le live che le persone in live scrivono sblocca Tizio, sblocca Caio. Come ha detto Salvo, a volte purtroppo è difficile, però ci sta che magari uno venga silenziato ingiustamente. Questa cosa qui, siccome questa cosa disturba la live, ci scrivete in privato, noi per qualsiasi problema, noi siamo sempre disponibilissime ad aiutarvi, a chiarirvi tutte le cose, a scusarci anche se magari abbiamo sbagliato. Però ecco, nelle live no. Interagite fra di voi, anzi è bello, anche io lo vedo quando, anche quando chiedono loro per l'ora, perché anche per noi moderatori siamo in tre, non è facile arrivare da tutte le parti, quindi anche quando interagite, uno chiede l'ora, un altro follower risponde, cioè a noi fa più che piacere. L'importante, ecco, se ci sono delle problematiche, di non portarle sul rullo, ma andare in privato e noi appena possiamo vi rispondiamo e vi chiariamo tutte le cose. Anche quando entra un disturbatore, noi lo vediamo subito. E anche questo vedo che nel rullo, nonostante che noi l'abbiamo bloccato, magari già bloccato da 5 minuti, continua a essere citato e diciamo offeso, ma non perché prendo la parte della persona che ho silenziato, perché mi rendo conto che poi il rullo diventa quasi una guerriglia, è brutto. A me piace quando interagite serenamente, tranquillamente, senza offese e basta, ecco, vi chiedo solo un goccino di collaborazione su queste cose, ve ne sarei molto grata. Brava, Suelo, hai spiegato il bene. No, per farvi capire, ragazzi, che dietro una semplice moderazione, se si può dire così, quando si iniziano a fare numeri abbastanza alti, si diventa complicato per loro, per il lavoro che fanno, e c'è tutto uno studio dietro, non è una roba buttata a cazzo così, ok? Quindi c'è da lavorare, c'è anche da, ripeto, c'è anche tutta la parte degli screen dove a fine live si va a vedere quello silenziato, quell'altro per quale motivo. Nell'ultima live ho ripreso un'altra moderatrice che sembra una leader, la Fra, ma non è che l'ho ripreso, gli ho detto secondo me, ah no, forse non gliel'ho manco detto la Fra, forse a te l'avevo detto, questo commento qui secondo me era da vedere, da verificare prima di silenziarlo, era da verificare perché era più un commento, perché aveva scritto io per me non ci credo, una roba del genere, com'è che era, non mi ricordo, dovrei andare a vedere. E comunque sia, quello secondo me era una persona da non silenziare perché ancora si poteva aspettare. Allora, ed è qua. Allora, un attimo. Questo qui aveva scritto: ma non esistono i fantasmi, ma esiste Gesù. Vabbè, questo, anche questo è un commento che lascia un po' il tempo che trova. E questo qui invece è interessante. Ma secondo voi sarà tutto vero? Questo vi faccio vedere, ragazzi, che dopo gli screen arrivano, me li girano, vedete, e ci sono proprio. Questo Sì, secondo me. quello scusami, Salvo. Sì, quello se non erro l'ho silenziato io perché era la persona che cercavo di
fa ragionare, ecco. Però poi ovviamente quando lui ha cominciato a ripetere la stessa cosa all'infinito, allora lì mi sorge il dubbio Vabbè, no, che mi ok, stai no, 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 se perculando. ripete la stessa cosa dopo 4-5 volte che diventa spam, in automatico va silenziato. Sì. Sì. Esatto. No, 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 allora in quel caso. Ah, un'altra cosa, ragazzi. Quando voi scrivete lo stesso commento, la stessa persona scrive per 5 volte di fila lo stesso commento, diventa spam. Quindi in automatico, se non volete essere silenziati per una questione di sicurezza della live, bisogna che vi fermate. Al terzo dice salvo leggimi, leggimi, leggimi 40 volte, quello diventa spam, raga, e bisogna che Come anche il fatto quando si blocca la live, noi ve lo diciamo, ve lo chiediamo di non essere ripetitivi, di avere pazienza e invece di scrivere che si blocca, fate tap tap, perché noi moderatori siamo in contatto con Salvo, quindi come la linea vedo che va via o va in loop o qualsiasi cosa, subito noi siamo in contatto con Salvo. Quindi non ripetete che si blocca perché tanto Salvo lo sa e noi lo sappiamo, quindi quando vedete che va alla lunga è perché stanno cercando di ripristinare tutto, di spostarsi e andare in un posto dove appunto Spostiamo, sbaglio. prendiamo la connessione dal 5G, la passiamo al 4. Quando proprio non vedo risultati, perché non lo so, è proprio impallato il telefono, non so cosa succede. Mi tocca chiudere la live e te lo scrivo a te, oppure gli dici, digli che riapro, rifaccio, non lo so. Chiudo la live, la riapro spegnendo, resettando il telefono, togliendo, svuotando la cache magari di TikTok e riprovando di nuovo. È un lavoro dietro che veramente c'è una palla. Io poi ho la Wind, non è che ho 65 compagnie, di solito la Wind prendo ovunque, ma so, mi sembra aver capito che ultimamente ha diversi problemi dappertutto, nonostante ti dà il 5G pieno. Questa è una cosa che non ho capito. Comunque. Questo anche il come sto leggendo il commento di Valeria giustamente dove dice ma anche non offendersi se Salvo non ci legge perché è normale. Durante l'indagine Salvo non può riuscire a leggere tutti e noi quando ci chiedete, mi fissate il commento, non è che non lo vogliamo fare perché siamo cattivi, ma perché diventerebbe una live praticamente un rullo pieno di commenti fissati. Quindi anche quello noi non lo facciamo, ma non perché, cioè, perché siamo cattivi, ecco, usiamo un Anche termine perché il consono. rullo si stringe sempre di più, Esatto, si stringe certo. sempre di più, Il quindi. fatto che io gli dissi a loro, ragazzi, evitiamo di fissare commenti perché si riembe proprio lo schermino, Esatto. si diventa proprio piccolissimo anche da vedere, anche quello. Sì. Il rullo, ragazzi, io faccio fatica a leggerlo, vi dico la verità. Perché? Perché se io mi fermo col ditino, guarda, se c'è la Carmen nel live ve lo può dire lei, perché tanto Francesco ancora a volte mi dice il rullo manco lo leggo perché non so fare, eppure mi dice non riesco a leggerlo, magari lì per lì. Ma la cara me lo poteva dire, quando si fermava per leggere uno barra due commenti, sotto ce n'erano altri 70 da leggere. Ed era un macello perché dopo o li leggi tutti o non li legge nessuno. Io non è che non li leggo nessuno. Magari se sono dietro il telefono mi metto a leggerli e cerco di capire magari qualche. Grazie Irene. Cerco di capire magari se avete qualcosa da dirmi, e in particolare inerente all'indagine vi aiuto. Però il rullo vi posso garantire che va. Come fai? Fermarlo per forza. Lo fermi, sotto si ammucchiano gli altri e dopo da lì ti perdi. Sì. Comunque, ragazzi, guarda, su, io ti devo ringraziare veramente. Non l'ho mai fatto perché non sei mai salita in una live con me, quindi ti devo ringraziare per il lavoro che fate a nome veramente tuo, della Fra. Adesso c'è il nuovo Kismo, no, la Super Giada che non manca, dai, quasi mai. La Fra c'è sempre, mi ha salvato e mi ha tolto dalla merda in tutto e per tutto. Esatto, Sempre. è una bella spalla destra la Francesca. Sì, moltissimo, nonostante Veramente. una grandissima donna, forte, tutto, tutto, Sì. E tutto, tutto, Carmen. volevo rispondere a Fabrizio un'ultima cosa, perché ha chiesto qual è il ruolo dei moderatori quando scatterà la rissa, che lui tanto Ha bravo. rotto il cazzo con sta rissa, porca puttana. Esatto. Ha
Allora, Grazie, Vale. scusa Davide, no, siamo io, la Fra e Giada e Chismo. Siamo noi quattro. E comunque volevo dire, Fabri, che ovviamente il mio ruolo sarà quello di intervenire, non starò di certo a guardare. Te hai detto che hai già pronte le patatine, ma io no, interverrò, che lo sai che sono molto guerrigliera, va bene? Diciamo che Suelo ha avuto un periodo di lavoro abbastanza stressante, quindi si è dovuto assentare parecchio. E quindi il ruolo da leader che faceva lei, poverina, se l'era preso in carica anche la Fra, che era da sola. E quindi, ragazzi, chi vorrebbe, chi volesse, non vorrebbe, chi volesse fare il moderatore, però sappiate che la live non la guardate perché c'è tanto da fare, ve lo dico prima, l'ha detto Esatto. anche Laura prima, se lo volete fare, ragazzi, fatevi avanti, e cioè, scrivete a Suelo direttamente o alla Fra, non c'è nessun problema, e vedete con loro come poter entrare a fare moderatori. Però sappiate che è tosto, non è facile. Sì, e più che altro va fatto con tanta passione, con serietà e va preso proprio, cioè non deve essere uno stress, un'ansia, no, sereni, però deve essere preso seriamente. Perché insomma siamo tutti con Salvo, noi moderiamo per Salvo, quindi. Io ringrazio perché veramente il lavoro che fa un moderatore l'ho capito, no, l'ho capito, l'ho sempre saputo. È un lavoro comunque che veramente senza di loro io potrei fare una live senza rullo. Cioè, se io devo fare una live dove non ho un moderatore, o la faccio per abbonati che siamo solo noi, ci vogliamo bene, non siamo in tanti, siamo pochi, quindi la facciamo noi pochi. Ma se io dovessi fare una live per tutti, è impossibile col rullo, quindi io toglierei il rullo e faremo una live solo a guardare. Però io, a me piace personalmente che voi interagite con me. Quella è la cosa bella, se no non ha senso sta cosa, no? Però, raga, è questo. Comunque, i lavori che fanno, il lavoro dietro i Ghost Friends è tantissimo, dalla moderazione alla parte produttiva dei video, gli MVP. Cioè, la Valeria che si mette a guardare video secondo per secondo e cercare di capire pezzi che sono sbagliati, che dopo le riferisce a Fabrizio, Fabrizio li prende. Cioè, ragazzi, c'è un lavorone allucinante, cioè veramente c'è un lavorone allucinante. Sì, poi 60 ore. Fabrizio quando fa gli EVP sono veramente meravigliosi perché ascoltando, non vedendo, perché vedere ognuno vede quello che crede, no? Però ascoltando gli EVP di Fabrizio, cioè viene fuori proprio un disegno, con tutte le parole, si riesce a mettere insieme quello che magari cioè è accaduto lì Fagli dentro. EVP di cose che succedono Esatto, dopo. E questa è la cosa più mostruosa. Cioè, lui prende, ascolta, scrive quello che cazzo che dice, lo riascoltiamo insieme. Dopo succede un qualcosa inerente a, come l'altra volta che ha detto i nomi e poi erano sulla cartellina. Son cazzo, dov'è che erano? Lì sulla, cioè, la radio, e poi abbiamo trovato che diceva nella lettera la radio, quella che aveva letto Francesco. Cioè, di che cazzo parliamo, ragazzi? È una cosa straordinaria, sta cosa. Sì, Fabrizio è veramente un professionista e fa veramente un grande lavoro. Sì. Sì, Valeria Adesso, anche. ma Fabrizio non sale. Sì, c'è Fabio. C'è? Ok, allora faccio salire anche lui. Perché veramente l'aiuto di Fabrizio ha fatto così. Ha Sì. fatto così la salita a livello di YouTube, stiamo salendo abbastanza. Pensate che a marzo eravamo in 400 iscritti su YouTube, siamo a luglio, agosto, che cazzo è? Agosto siamo a 3.700, cioè una roba, capisci? Cioè, Tante questo è. lodi, però la rissa ancora niente. Tutto bello, tutto Buonasera. fantastico, però sta rissa ancora non salta fuori. Che Ancora devo non fare? l'abbiamo accontentato. Io ho pronto un contro EVP, no? Per la prossima live, dove dico, io
Ho sentito che Salvo ha detto di voi entità che siete stronze e che vi spacca la faccia subito. Bravo, così io dopo Io l'ho mi sentito. dopo la luce me la danno qua loro. Esatto. Il provocatore, capito? Ah, io ho sentito questo, ha detto che arriva lì, che siete tutti stronzi e che vi spacca tutti, anche Francesco. Io gli dico, guarda che l'ha detto Francesco, Esatto. date da lui, guarda, con i vivi mi butto a capofitto, con i morti non so dove mi lasci, Non so come ne diciamo. esce fuori, eh? Comunque, Come stai, Laura, Fabi? il vostro lavoro, tuo e di tutti gli altri moderatori, è encomiabile, veramente. Voi fate un grande lavoro. Ti ringrazio, Fabri, sì. No, te lo dico sul Sì. serio perché veramente, cioè, vedo tutto quello che passa sul rullo, perché io con Valeria noi leggiamo tanto, perché poi quando elaboro i video, i commenti che trovo migliori, diciamo, li tengo da parte proprio ai fini dell'indagine, se qualcuno intuisce qualcosa, se qualcuno magari. Quindi leggo tanto, leggo tante rotture di scatole. Voi siete bravi anche a pesare quello che arriva. Ed è corretto che se arriva quello che non crede, non significa che sia un disturbatore, che magari ha soltanto bisogno di capire meglio. Cioè, io e Salvo per primi siamo dubbiosi su quello che succede. Anche quando Certo, elaboro gli io eventi. dico, Fabio, è possibile una roba del genere? Certo. Guardate, a maggio era venuto fuori un EVP che a me mi ha cambiato la vita e l'aveva detto prima. Quindi, ragà, è vera sta roba, punto, basta, stop. Da lì ho Sì. iniziato a capire Sì, ovvio, per me, io qui ne c'è levo azzecco. delle. Adesso, fatti seriamente, sappiamo che parlano. Prevedono, vedono più, sono avanti, c'è cioè una roba, capito? Sapete Questo. qual è la differenza degli EVP? Io rilevo quando soprattutto elaboro i video, le voci della Ghost Box o del vocabolario, poi ci sono le voci ambientali. Hai sentito in Villa Sabatelli? E ve ne ho riportato il 20% di quelle che ho sentito. Si è beccato due vaffanculi eccezionali sulle voci ambientali. E al di là di questo, gli EVP, anche le voci ambientali, un po' meno però, hanno un qualcosa di diverso. Cioè, mentre il vocabolario o la Ghost Box prende una voce che è ibrida, cioè è una voce che non ha espressività, sembra che l'ha perché a seconda di come l'elabora il sistema. L'EVP invece riporta proprio, diciamo, voce tra virgolette, perché non hanno Voce corde loro, sì, vocali. quel tono strano che hanno, Esatto. Cioè, se sono e quella voce incazzate, più te lo pura fanno fa paura. sentire. Capito? Cioè, ti riporta proprio la loro voce, cioè il loro sentimento, quindi è realmente espressivo. Quindi non solo quello che dicono, ma anche come lo dicono, mentre nel vocabolario, nella Ghost Box, diciamo, questo non ce l'hanno. Hanno la parola in sé, ma più pulita, ovviamente, ma non hanno quel qualcosa in più che ti fa capire anche il loro stato d'animo, cioè se sono innervosite o se sono tranquille o se vogliono parlare. Quindi le VP, io quando le recepisco fortemente anche la loro espressività. Quindi sento se sono incazzate, se sono tranquille o se sono curiose, capito? Quindi è molto fa ancora più senso, capito? Ti dà molta più ti fa salire molto di più l'adrenalina, perché comunque capisci che queste entità hanno anche un sentimento, cioè in quel momento esprimono un loro stato d'animo, come noi, quindi, perché alla fine sono persone, non sono di più né meno che persone. Quelle che magari stanno in stati, diciamo, almeno da quello che ho rilevato, diversi, Aereo stati, ben diciamo, arrivato. queste hanno magari un tono più pacato normalmente, però quelle che sono proprio residenti, che si trovano lì in quel momento, hanno un atteggiamento più vicino all'umano, cioè più espressivo. Poi l'hai visto, Salvo, le voci tipo in Villa Sabatellis, dice lui fuma, una voce ambientale. Dopo 20 secondi, io però quando l'elaboro non vedo quello che Tu succede. non Non vedi, vedo cioè, quello le cuffie se da una parte di stare in silenzio, come cazzo fanno questi altri? che. Sì,
Cioè, io sentivo, lui Il fuma. vocabolario che ha la voce ibrida è verissimo, però c'è Sì. una roba che il vocabolario comunque ci azzecca. Sì, Anche lui uguale, quando ha uguale, detto certo. radio era una parola che non aveva mai detto. Oh, l'ha Sì. detta. Scusa, quando ha detto nonno Federico, in Villa San Battelli. Sì, Minchia, veramente anche quello, cioè, come fai? Boh, non lo sì. so, E però. Francesca arriva lì loro così, va. manifestano il loro sentimento, mentre con le VP meno, vanno più sull'espressività, nel vocabolario vanno più sulla parola. Quindi, tipo, che ne so, quando si è manifestato nonno Federico, all'inizio ha detto, ed è sempre lui, ne sono sicuro, ha detto Samuele. Ha detto Samuele, però non intendeva un nome, ne sono certo di questo, almeno io lo sento che è così, perché lui dice Ho detto Samuele a mio figlio, vuoi parlare? all'inizio, dice Samuele, poi subito dopo, 5 secondi dopo, dice ti osservo, e lo dice con un tono molto, perché una voce ambientale comunque mantiene espressività, e lo dice con un tono molto inquietante, cioè no, non è tranquillo, capito? Un tono di superiorità. Quando dice Samuele all'inizio, e poi subito dopo dice nonno Federico. E quando dice Samuele, Samuele secondo me si riferisce a un personaggio biblico che è Samuele. Samuele nella Bibbia, nell'Antico Testamento, che vabbè, tutta fantasia, però Samuele nell'Antico Testamento era un giudice, ed era un giudice molto importante, era dotato di un potere politico, sociale, religioso molto forte. E quindi anche nell'antichità, non solo nell'antichità, anche sino a 50 anni fa, 60 anni fa, si usava molto dire io sono un Samuele, stai attento, io sono un Samuele. Era come dire, voleva dire io sono uno potente, uno che ha potere, uno che ha giudizio, cioè uno che ha un peso specifico nella società e quindi ti posso far danno comunque, stai attento ad affrontarmi, quello è il senso, no? E quando lui dice Samuele, poi dice ti osservo e poi dice nonno Federico. Quindi lì è più sulle parole che loro cercano di interagire nel vocabolario, cioè vanno più su quello. È come, che ne so, appunto, dicevo nella Villa del Mago, quando dice, e lo dice più volte, disse confessiones, disse, però con l'S finale. Confessiones stava per i libri di Sant'Agostino, sono 13 libri che sono praticamente le rivelazioni di Sant'Agostino, dove descriveva la sua conversione al cattolicesimo. E poi lui diceva subito dopo perdere. Significava, secondo me, che lui stava parlando della sua perdita di fede a seguito delle sue vicissitudini, che ha perso la moglie, insomma, delle ingiustizie che lui ritiene di aver subito, a causa di quello lui ha perso la fede. Quindi, siccome magari non riusciva a dire una frase completa, allora ha usato due parole per specificare un concetto, quindi ha detto confessiones, come inteso come, diciamo, conversione, e poi perdere, quindi il contrario, lui ha detto io ho perso la fede, quindi il contrario di Sant'Agostino. Ed è molto bello perché in quelle circostanze, col vocabolario o la ghost box, comunque loro cercano con due o tre parole di esprimere un concetto, quindi poi sta a noi interpretarlo, ed è quella la parte più bella. Fabri, scusami se ti Prego, disturbo. Laura. C'è un Vai, vai. ragazzo qua che ci sta chiedendo con quale criterio lo strumento EVP elabora questo tipo di messaggi. Se gli vuoi rispondere, Sì, non capisco cosa intende il criterio. Io ti dico come lo elaboro. L'EVP è uno strumento che rileva e amplifica le frequenze sonore che sono ambientali. Oltre a questo rileva soprattutto frequenze che non sono udibili dall'orecchio umano e quando le riporta le riconverte a una frequenza che invece l'orecchio umano riesce a sentire. Quando io ricevo le VP, quello che faccio è semplicemente un'elaborazione. Mentre in una prima fase, quando ho iniziato, avevo un orecchio meno fine, diciamo meno affinato, quindi usavo altri strumenti dove che mi rallentavano perché cercavo di vedere attraverso degli spettri frequenziali, insomma, dove praticamente rilevavo delle frequenze e andavo a tentativi nel vedere se realmente c'era una voce o no. Adesso, che a furia di sentire, di elaborare, perché poi non lavoro solo con Salvo, lavoro anche con altre strutture, diciamo, che non hanno niente a che vedere col paranormale, l'orecchio l'ho affinato tantissimo. Quindi faccio un esempio.
Io lavorando con, non so se conoscete il canale YouTube Progetto Happiness, io spesso uno dei miei lavori che faccio è quello di trascrivere tutto l'audio, tutto diciamo il parlato che c'è. Io lo trascrivo proprio in scrittura e poi lo traduco in varie lingue. Quello faccio anche di lavoro. Ora, quando io ricevo l'audio, io ho l'audio come noi diciamo un first wave, cioè una prima battuta, dove praticamente Giuseppe, che diciamo è il progetto Happiness, sono dei reportage fatti in giro per il mondo e sono comunque ambientali e sono voci molto disturbate dal vento, tipo che ne so, il prossimo video del progetto Happiness sarà sulle aquile, su una famiglia di mongoli che cacciano, praticamente prendono delle aquile, le addestrano e poi cacciano con queste aquile. E lì Giuseppe è nel vento, nelle montagne, in mezzo al vento, quindi quando parla già si mangia le parole, c'è il vento, c'è il disturbo, quindi faccio fatica a sentire quello che dice, io lo devo riportare per scritto. A furia di fare queste cose, adesso l'orecchio l'ho affinato tantissimo e mi ha permesso anche di elaborare meglio gli EVP, perché quando sento delle parole, adesso che ho più orecchio, sento meglio, quindi già rilevo delle voci come nell'EVP. Quando le rilevo, poi a volte le elaboro, dipende da cosa. A volte semplicemente le amplifico, altre volte lavoro sulle frequenze, quindi separo le frequenze in modo da separare le voci. Io però a voi nelle VP non ve le mando pulite come spesso le sento, non sempre. Ve le mando comunque con l'audio di sottofondo perché ho sentito già tante critiche, quindi per evitare qualsiasi cosa ve le mando anche col disturbo audio. A volte però io le sento proprio pulite, perfette. E quindi a volte no, a volte le sento amplificate, a volte le sento più veloci del normale, però ormai affinando l'orecchio riesco a sentire quasi sempre quello che dicono. E spesso riesco a interpretarlo perché poi l'ascolto più volte, faccio dei test, a volte le rallento, a volte le amplifico, a volte le pulisco, a volte appunto separo le frequenze, a volte riprendo la voce pulita. E poi vi restituisco quello che trovo, ovviamente ve lo do in una forma, diciamo, più accettabile. E da lì io praticamente vi riporto quello che sento. Tutto lì. Quindi questo più o meno è il criterio quello che utilizzo. Ovviamente le tecniche che utilizzo sono diverse. Quella principale, quella più importante, è una tecnica un po' particolare, una tecnica che ha richiesto lavoro perché non è frutto di Salvo Ghostfriend, ma è frutto, diciamo, di un'esperienza su un altro progetto. Che è sempre il progetto Happiness, che è quello appunto noi traduciamo, non solo io, non ci sono solo quelli che lavorano dietro, traduciamo i video in varie lingue, doppiate, con la voce stessa di Giuseppe, insomma, e usiamo la stessa tecnica che uso, la sfrutto anche per elaborare gli EVP. E questo mi riporta le voci, infatti io all'inizio rimanevo allucinato, perché poi non sempre vi riporto tutto. A volte qualche voce non la riporto perché ho fretta di mandarvi subito le VP, e quindi magari qualche voce che sento troppo disturbata, però non ho il tempo per elaborarla, la metto da parte. E a volte poi me le risento e qualche cosa la ricavo anche successivamente. Però fondamentalmente lavoro in questo modo, capito? Quindi in realtà, diciamo, i criteri che utilizzo sono diversi. Il mio scopo è quello di rilevare le voci, il mio obiettivo è quello. E quando le sento rimango comunque folgorato. Tipo l'ultimo live che ha fatto Salvo lì, nell'ex sanatorio, io quando li elaboro, io la live la stacco, non sento niente. C'ho Valeria che c'ha la live anche lì aperta, però Valeria va da un'altra parte, dell'Italia Cupa, insomma. Perché io in quel momento non voglio sentire niente, devo stare in silenzio. Mi metto le cuffie e non devo sentire nient'altro perché qualsiasi altro rumore mi disturba. Quindi in quel momento io mi concentro al più possibile su quello che mi manda Salvo. Quindi rilevo, lavoro e quindi io non so cosa succede nella live. Tipo i nomi che vi ho riportato, io non avevo la più pallida idea di chi nomi fossero, cioè quella Daniele o Daniela, ma quell'altra cos'era Ivana. Ma sono chiari, io li riporto poi. Sta voi associare su quello che succede, no? Insomma, io da lì non so esattamente a cosa si riferisca. È come che ne so il lupo, ti ricordi, Salvo? Il guinzaglio, di legare il lupo. Io ma non avevo visto la parte del lupo dove
dove c'era il lupo, insomma, dove tu hai visto il lupo, non sapevo niente, però l'ho sentito. Infatti all'inizio pensavo che era il pupo, perché non capivo che cazzo di senso avesse il lupo. Ho detto, magari un bambino, che ne so. Invece no, no, è il lupo. È tutto lì, quindi questo è il criterio che utilizzo. Prima in live ha salutato Maria Assunta, che è la mamma di Clarissa. Adesso volevo sapere se era ancora nel rullo che Ciao sei. Maria Assunta. E Volevo farla salire, fare due chiacchiere con lei. Vediamo se c'è voi, ancora. Anche. noi ci leviamo e stai con Maria Assunta, se vuoi. Non c'è nessun problema, ragazzi, figurati. Era giusto vedere se c'era, se se la sentiva, parlare un po' con lei, perché dopo quello che è successo, non so se ha voglia di parlarne, per carità di Dio, però eccola. Mari, ti va di salire? Hai voglia di salire, fare due chiacchiere con noi, così svaghi, ti stacchi un po', non lo so, si può servire, però dai, siamo in famiglia qui, quindi. I followers sono anche, ti hanno fatto quella volta le condoglianze tutte, quindi dai, va bene, ti provo a far salire. Dai, così anche lei, ragazzi, è toscana e quindi si sente l'accento. Aspetta che ti trovo, eh. Fammi la richiesta tu, fai prima. Ah no, ecco, trovato. Buonasera Luca, buonasera a tutti. Eccola la nostra Mari, si sta collegando. Ciao. Ciao Maria Assunta. Come Ciao a sta? tutti, Buonasera. 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 Mari, ben arrivata. Grazie. È un piacere vedere le tue live, stare con voi, stare in questa famiglia e scoprire e avere conferme di tante cose. Che bello sentirti, Mari, guarda, non lo so, sarà che È stato casuale. Ho aperto TikTok e ho visto che eri live. una piccola che dice, dorme. La piccola sente parecchio la mancanza. Molto. Comincia a cercarla, a farmi domande perché non ritorna, perché le stelline non possono venire da noi. A 3 anni, ragazzi, è la piccolina di Maria Assunta. Dovete capire che c'è una testa quella bambina, c'è una testa. Capisce tutto, 3 anni, 3 anni. Eh sì, ha percepito tutto, penso, da Subito. subito, sì. Allora, io non ti ho fatto salire perché ti voglio far star male, anzi, tutt'altro, io ho cercato di. No, 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 no. No, no, ma io capisco perché parliamo di una roba successa freschissima, Mari. Era solo perché, siccome tutte le persone che ti hanno fatto veramente le condoglianze, che sono accorti di te, come se fossero con me quel giorno, io a Claudio gli ho detto, guarda, proprio le condoglianze veramente di tutti, perché avevo fatto quel post e tutti sono stati vicini. Grazie a tutti, infatti, ringrazio a tutti. Siccome, guarda, è proprio un caso di merda, non lo so, comunque sia, fatto sta che, come diceva Claudio, mi fa pensare, salvo che tornavamo dal mare, ascoltavamo il podcast di domenica, di quello che era successo. E io alla Mari gli dissi: come cazzo si fa, no, ad avere un dolore così grande per la perdita di un figlio? Io con 2 bambini non riesco proprio ad immaginare il dolore più grande credo che una persona possa avere, perché è una cosa incolmabile, incolmabile. Manca, è un dolore inspiegabile, forte. Credo È che sia il dolore tipo più grande che esiste. essere, sì,
E tipo essere in una lavatrice, avere la testa che ti gira, gira, fai tanti pensieri, fai tante cose, metti insieme tante cose. E ogni cosa non c'è una risposta oppure ci sono. Io non lo so perché devono succedere queste cose, ma purtroppo succedono, ma non riesco a dare una spiegazione né logica né... non lo so. Però un dolore così grande che un genitore non lo debba. Dovrebbe essere sempre il No, contrario. è vero, pensa che non so se prima del matrimonio o dopo, sembra prima del matrimonio. L'anno scorso si sceglievano le canzoni e c'era la canzone The Maneskin, che io con l'inglese sono negata, Lonely. quella che ho messo per il funerale. E allora gli Quella dicevo, lonely. amore, guarda. L'ho laced, Lonely, sì. quella. Gli dissi, amore, guarda, intanto io sono più vecchia di te, quindi la mamma se ne andrà prima di te. Gli dissi, io per il mio funerale voglio questa. E quando non ci sarà più la mamma e voi siete tristi, voi dovete ascoltare questa. È successo che è andata in contrario. E poi senza una spiegazione, perché nessuno sa come ha fatto. E sembra che sia tutto, tutto, tutto segnato, tutto scritto. Sai Mare, io quando ero con Claudio quella mattina, che siamo andati a prendere la piccola all'asilo, mi ha Lo fatto zio vedere, Salvo. salvo, sì. È andato a vedere, insomma, ho visto dove è successo, ho voluto vedere, Claudio non ci voleva passare più, però io ho detto dai, fammi vedere. E il tipo di strada era una merda, però quel pezzo lì era perfetto, cioè è questo che mi fa Già. strano. Un È cazzo di vero. cazzo. Sì. Che poi, se ci fate caso tutti, quei pali delle fermate dell'autobus sono sempre messi del cavolo, cioè li vai a toccare con dito, cadono, cade il cemento, cade tutto, almeno qui da noi è così. Quello si è piegato, ma non è, non si è Scardinato. piegato, non si è scardinato, ma si è piegato. Era proprio piegato, piegato, insomma, come Piegato, manco. piegato, è come se ci fosse andata a 200. Brava, esatto, infatti ho detto Claudio, ma andava piano qui perché tanto se andava piano, però cavolo, piegato come se fosse tirato giù da una macchina, cioè credo. Eh sì, piegato come se ci avesse battuto una macchina, ma non lo sanno spiegare nemmeno i carabinieri. Ora verificano se ci fosse stata una rottura al motorino, qualcosa, ma non penso. La Clarissa non aveva manco un graffio, tra virgolette, c'è anche da dire questo, insomma, non è che... No, aveva dei cerotti e delle gambe murate. Perché tu sai che io sono entrata a vestirla e Certo. volevo, non ci credevo, volevo che si fossero sbagliati e volevo poi dargli l'ultimo abbraccio, l'ultimo saluto per bene. Ecco perché io sono venuto anche alla camera mortuaria, perché il funerale è una cosa, tra virgolette, civile, ma quando si va all'obitorio è qualcosa di più intimo. Quindi ho voluto essere lì con voi per quello, perché non so. Sai che a noi ha fatto molto piacere. Io, sai, Salvo, no? Che dal 94, io nel 94 ho avuto un incidente sempre in motorino. Già, sono 30 anni. Già non ci credevo prima. Cioè, credo, ma non addio. Ho perso la fiducia. Credo in altre cose, credo che c'è
un'altra vita, credo che ci sono delle anime, che credo che il corpo, che l'anima sia qui con noi, ma non credo alla Chiesa. Ora qui si farà su un immenso, tirerò Non su una storia. nessuno qua a giudicare nessuno perché qui andiamo in cose parallele, cioè in cose Ma complesse. riassunto, siamo in due che non Siamo credo. in tre, siamo in tre. Ma non è Quindi a quello quello non che. ci credo, Ma non è quello però. che dice la Chiesa, ma riassunta. Cioè, la Chiesa non crede al cattolicesimo, cioè al Dio che viene rappresentato. Anche perché il Dio del Esatto. cattolicesimo è un po' particolare, perché è duplice, è una contraddizione già in sé. Perché loro, Esatto. la Chiesa cattolica crede nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento. Vabbè, vi annoierei su queste robe, quindi lascio perdere. Però è molto particolare. Conosci la storia? Mi ha fatto venire, scusami, se, conosci la canzone Samarcanda di Vecchioni? Chi non la conosce? È una Sì. canzone. Qual è la canzone sul destino? È impressionante, perché lui la scrisse, sembra una canzoncina stupida, ma in realtà è un testo profondissimo. E viene da una storia araba che è Le Mille e Una Notte, e lui la scrisse quando morì suo padre, che aveva proprio un significato sul destino. Non so se la conosci, però quella canzone racconta molto bene quello che è il destino. Se vuoi, te la spiego. Se 2 secondi, te la spiego. A me Così. fa piacere, mi piace ascoltarti. Prima hai detto tante cose interessanti. Allora ti spiego, no? È una storia. Il principio di questa canzone è questa, no? Tanti anni fa, in Iraq, a Baghdad, c'era un grande nobile. Lui era un ambasciatore e aveva un giardino bellissimo, perché lui nei suoi viaggi in tutto il mondo lo raccoglieva piante da tutto il mondo, no? E aveva un servo al quale lui voleva molto, molto, molto bene. Lo amava più di un figlio. Ok. Un giorno questo servo torna dal giardino, mentre curava il giardino, torna, era spaventatissimo, e gli dice al padrone, no? A questo ambasciatore, dice: mi devi aiutare perché ho visto fuori in questo giardino l'angelo della morte. E lui, il nobile, gli dice: ma sei sicuro? Sì, era lui, aveva la falce, aveva il cappuccio, e mi guardava con proprio cattiveria, con malignità, è venuto proprio per prendermi. Allora questo nobile cosa fa? Lo crede perché gli voleva bene, è spaventato, anche lui gli dice: guarda, prendimi, ti darò il mio cavallo bianco, che è il più veloce cavallo che c'è, come dice la canzone, dategli un cavallo più Sì. veloce che sei, figlio di un lampo, degno di un re. Dice: prendi questo cavallo e tu domani mattina arriverai a Samarcanda. E dice: no. Il servo gli dice: ma è impossibile, tutti sanno che ci vogliono 3 giorni per arrivare a Samarcanda. Poi dice: no, questo cavallo me l'ha regalato il re di Persia, è il cavallo più veloce al mondo, questo in un giorno, in una notte arriva a Samarcanda. Così questo servo prende questo cavallo e va a Samarcanda, no? Allora, cosa succede? Dopo qualche ora questo nobile, questo ambasciatore, va nel suo giardino e vede anche lui l'angelo della morte, c'era proprio davanti. Spaventato gli dice: ma sei venuto per me? L'angelo della morte dice: no. E dice: allora perché sei venuto per il mio servo? Lui dice: no, io non sono venuto qua per nessuno, mi trovavo qua per caso, ho visto questo bellissimo giardino e l'ho voluto ammirare. Allora il nobile si rassicura e dice: ah, pensa che il mio servo, che ti ha visto prima, pensava che tu eri venuto per lui. E gli fa: perché? È perché tu lo guardavi con malignità. E cosa dice la canzone? Sbagli, ti inganni, ti sbagli, soldati, non ti guardavo con malignità. Era più, infatti, l'angelo della morte dice: no, guarda, io non lo guardavo con malignità, era piuttosto uno sguardo stupito. Poi gli ho detto: cazzo, io questo lo devo prendere domani mattina a Samarcanda, che ci fa qua? Capito? Questa è la canzone, è la storia del destino. Cioè, una cosa quando deve succedere, succede e basta. E noi Esatto. non abbiamo, e dal nostro punto di vista non riusciamo né a vedere né a capire le cose, secondo me. Io credo in È Dio, vero. però non è lo stesso che dice la Chiesa. Credo che qua sia tutto un punto di vista diverso rispetto a com'è la logica, com'è le cose. Qui non sappiamo. E davanti a certe cose devi solo tacere, non puoi dire niente. Non c'è una spiegazione logica che noi riusciamo a dare. Eh sì, Però è vero.
Però Massimo, ma hai assunto, hai un'altra figlia, adesso trasforma questo dolore in forza. Pensa che potrai aiutare domani altre persone che avranno lo stesso dolore. E magari qualcosa di utile, sai, la potrai restituire sotto forma di... Secondo me, è il mio parere, poi non mi permetto, mamma mia, davanti a certe cose, io ho due No, figli. sì. Non... Però... Se capi, io sono arrivata al punto di dire che se capitano le cose, c'è sempre un perché, no? Sì. Cioè, ora è brutto da, e poi pur di alleviare anche il dolore, le pensi tutte, no? Per star bene, Certo. per star bene, tra virgolette, perché bene non Per stai. alleviare il dolore, diciamo così. Più che altro per alleviare, per non. Certo. Mari, ti Dimmi. volevo far salutare una persona. Ciao. Oh, amore mio, ciao. Mi ha detto la mamma Come della Mari. stai? Sempre più bella e più grande. Sì, più grande, sì. Vabbè. Lei è stata quella che mi ha consolato. O meglio, abbiamo provato insieme, ma... Ho visto. Dimmi, quanti anni La Cassi ti vuole giocare con la mia. emozionata perché è la prima volta che fa vedere in live, quindi non l'ho mai fatto vedere a nessuno, la faccio vedere perché ci sei tu. Grazie. A me è un piacere vederla. Dove ce l'hai tu a Clarice? L'hai visto? Sempre. Bella. È mio amore, lei, guarda. Sì, ti assomiglia, è una goccia d'acqua tua, proprio identica. No, ma veramente è quella che somiglia adesso più alla mamma. Quando era piccola era più salvo, adesso è un po' più... Ah, però ci vedo tanto di salvo. Sì, dai, un po', dai. Continuate, che io vado a rivedere per Diego, perché sono andato là per lui e alla fine ci sono andato, continuate. Comunque mi ha riassunta, guarda, te l'ho detto, davanti a un dolore del genere, infatti disperare anche con Salvo, perché Salvo era veramente colpito, io non ti conoscevo quando mi ha parlato di questo. Poi io ho visto un film anni fa che era, non so se l'avete mai visto, La stanza del figlio di Nanni Moretti, che racconta un episodio del No. genere. Mi ha distrutto, cioè per me è un incubo di qualsiasi genitore. È una cosa che, però al tempo stesso, per come la vedo io te l'ho detto, non ho, io con Salvo collaboro proprio perché ci siamo posti una domanda: esiste l'aldilà, sì o no? Una domanda definitiva. Cerchiamola, ci bagniamo il sedere per provare, lui nel suo modo, io nel mio, e cerchiamo di dare una risposta, prima di tutto a noi stessi, a questa domanda. E poi se può essere utile, sai, capire. E cercare di capire sempre meglio. È una domanda che io credo che ci poniamo tutti. Però la vogliamo affrontare seriamente, capito? Cioè, no, Eh non sì, ma con. quello che fa Salvo a volte lo ammiro, cioè, perché non è Pure io. semplice fare queste cose. Pure io, guarda, pure io. Ok? E a volte mi viene da ridere anche quando vedo Francesco che lui scappa, scappa. Infatti glielo dico Salvo, io non posso fare live con te perché a me viene l'effetto pavone, capito? Cioè, io faccio come i pavoni, no? Che alzano la coda, cioè, inizio a minacciare, anche divento un tamarro del quarto giaro, ma in realtà mi sto cagando addosso. Quindi detto, io apprezzo veramente tanto la sua. Eh sì, quello che fanno. Sì. E poi c'è anche da dire, ora io nelle live non intervengo mai, ma c'è da dire, conoscendo Salvo, ora non è perché lo conosco, siamo amici e tutto quanto, ma Salvo cavolate non le dice. No, E lui assolutamente. qualsiasi cosa fa, la fa con il cuore, Sì. veramente. Ci mette tutto se stesso.
Posso Se deve confermarlo, dire una conoscendo. cavolata, sta a casa Sì. come tutte le È per altre questo che persone, io. perché stare a casa con i figli, con la famiglia, penso che fa piacere a Sì. tutti, no? È per questo che io ho scelto proprio di collaborare con lui, un po' per i risultati, perché il primo punto era più egoistico. Tra tutti quelli che io avevo analizzato, io sono anni che analizzo perché ne cercavo uno per poter. Tra tutti è quello che aveva più riscontri, che obiettivamente Eh poi ho sì. potuto comprendere perché ho visto che lui è una specie di dono. Ne ha due. Eh Uno sì. è quello che queste entità lo vedono. Io ho capito che le entità, ad esempio, quelle che sono, diciamo, nella terra di mezzo, diciamo così, non vedono, non ci vedono e non ci percepiscono, e a lui lo vedono. Questo è il primo punto sul quale mi interessava. La seconda cosa è che Salvo ha un gran cuore, una persona molto buona, Che bravo. e questo incide molto. E questa cosa traspare sia alle persone normali, comuni, è per questo che Salvo a volte viene odiato anche, e Esatto. poi. E beh, trovi, non a tutti può piacere. Ci sono quelle persone, No. quelle di sì. Io sono una di quelle, sì. dicevo, è questo suo essere buono arriva, capito? Sì, arriva tanto poi, tanto Ma arriva tanto. dall'altra parte. E Tu infatti pensi. con Francesco hanno fatto un bel duetto, una Sì. bella accoppiata. Francesco sta iniziando a sciogliersi, a comprendere Sì. sempre meglio gli spazi, perché all'inizio facevano un po' fatica, poi adesso stanno andando sempre meglio e ora sono quasi alla perfezione. Insomma, il lavoro di Francesco è altrettanto encomiabile, perché veramente sta facendo molto, molto, molto bene. E questo a me fa piacere, perché per me mi aiuta, perché lo sto facendo principalmente, ma nessuno, per egoismo. Io voglio capire se l'aldilà esiste sì o no. E siccome io con le mie competenze tecniche non sono in grado di rilevarli, con l'appoggio di uno come Salvo ci possiamo arrivare. E poi magari, Maria Assunta, uno come me può essere, diciamo, propedeutico a far venire gente migliore di me, più brava di me nel campo tecnico, perché unire queste due cose può rendere questa ricerca ancora più concreta. Io non sono nessuno, io sono uno che ha un po' di competenze, dando un po' di esperienza nel lavoro, cerco di portare il mio piccolo, però la mia speranza è quella che arrivi. Io cerco di avvicinarle, perché io vengo appunto dal campo dove ci sono persone matematici, fisici e tecnici, capito? E sono abbastanza distanti, ma non perché non credono nell'esoterismo. Cioè, quando le cose diventano troppa magia, queste persone si staccano quando in realtà hanno delle competenze che potrebbero aiutarci ad arrivare in A maniera ancora più capire. concreta, certo. Perché per me tutto ha una logica e tutto ha un Sì, senso, è solo sì. che noi non lo sappiamo spiegare perché non vediamo le cose. Io paragono Salvo spesso a Cristoforo Colombo, no? Che me lo immagino che quando guardava il Portogallo, capito, diceva: cazzo, secondo me d'altra parte c'è qualcosa. Gli altri pensavano che c'era il purgatorio. I vichinghi pensavano che lì c'era Thor con Odino che si sedevano nel Valhalla, cioè ognuno pensava una propria cosa. Lui ha preso tre barche che facevano pure schifo, perché erano tre barche di merda. Ha preso queste barche del mondo. Pensa Valhalla l'ho visto, tra l'altro è bellissimo come te. comunque Più o meno è quello, ma nel suo piccolo Salvo sta facendo questo. Ora, io l'ho sì. messo in grande, però quello è il senso, capito? Perché ci sono tante persone che parlano, tante persone che simulano, fanno finta, oppure ci mettono anche della buona volontà, ma non si spingono oltre. Salvo invece mi ha convinto, ho detto io, anche se la nave fa schifo, io la imbarco, prendo in barco Non lo so e perché lo faccio, perché vi spiego in breve, visto mia prima è venuta, ma lei è così perché anche col piccolino siamo così vaccini e tutto, no? Il rapporto che c'è tra padre e figlio, quindi la famiglia in generale, come Maria Assunta, come Claudio, con Cassandra e tutto, cioè, certo. allora io chiedo, no, come qualsiasi papà con i figli, io chiedo se a volte portare il culo in questi posti non sapendo cosa trovi, perché non parliamo solo di entità, parliamo di, come dire, di animali, come quella volta che c'era il lupo, no?
Allora io mi chiedo, a volte ne vale la pena tutto questo? Chiedo. Quindi è lì che la persona deve capire, cazzo, ma questo fa veramente per passione. Non è una questione di soldi, ragazzi. Se uno pensa che con TikTok ci paghi il mutuo, siete proprio fuori strada, eh. Siete proprio fuori strada. Cioè, lo dico prima perché dicono: ah, ma tu con l'abbonamento ci fai, ma che ci faccio? Ci faccio, cioè, quando Allora, c'è 200 abbonati, cosa sono? 120 euro al mese? Cosa ci fai? lo sai Cioè, che mi dico? capisci? Lo devi fare per passione pura, perché tu, se pensi che a casa c'hai due creature così, che ti amano, che ti adorano, che non vedono l'ora che torni a casa per fare i giochi insieme, per fare le robe insieme, tu capisci da solo che non ne vale la pena. O sei matto, o c'è una passione fortissima. Io È sono quello che dicevo prima. E Entrambe tu le ce l'hai tutte e cose. due. Sì, perché certe cose devi farsi. Francesco, se fosse da solo, che non ci fosse Salmo, Francesco è un bravissimo ragazzo, gli voglio bene all'anima, veramente. Adesso mi sto molto affiatato insieme a lui, ci vediamo anche fuori dalle live, tanto che anche il mio compleanno. Insieme alla Carmen sono venuto a suonarmi a mezzanotte con il dolcino, la bottiglia per farmi gli auguri. Ma chi cazzo? Cioè, io ero a casa con i bambini perché Laura è andata a fare la notte. Questo per farvi capire che c'è un'amicizia al di fuori molto bella. Ma Francesco, se fosse da solo, senza Salvo, mi rischierebbe la vita, perché c'è veramente da rischiare tanto. La cosa vale anche per me, per tutti. Certo, questo per farvi capire che bisogna, ci vuole una persona che abbia, non perché me lo sto dicendo per me, però buono sì, però cioè, nel senso ho molto carattere su sta cosa perché ci metto la passione, a volte anche l'incoscienza, perché se penso a casa con bambini non vale la pena, non lo fai per soldi, lo devi fare per forza per uno scopo. E qual è lo scopo? I soldi? No, non te ne frega un cazzo la famiglia, non mi sembra. Lo fai perché c'è la passione viva, ma quello che fai ci credi veramente, perché se non c'è la Ah, passione. Salvo, è la questione è proprio puro istinto, come disse Ulisse, no? Fatti non foste che vive come brutti, ma cercare virtù e conoscenza. Cioè, una persona segue prima di tutto il suo istinto, la sua volontà, quello che è. E se uno ha il coraggio di fare quel passo, come stai facendo te, capisci? Sono queste le persone che cambiano, tra Ma virgolette, il anche quando mondo. c'era Carmen, che è una donna, vi posso garantire che Carmen c'aveva un coraggio da vendere. Ma Carmen, se ci pensi, adesso col senno di poi, che adesso non c'è più la Carmen, ma intanto io gli ho detto che se vuoi venire con noi a fare qualche live, può venire. Lei non se la sente, ogni tanto capita quella là vuole venire a finire l'indagine, va bene, però adesso col senno di poi. Io capisco che tante live che abbiamo fatto, ho avuto un gran coraggio, a volte partiva prima di me. Cioè, quindi voglio dire, bisogna essere, anche lei c'è questa gran passione, quindi devi avere la passione, perché se no non vai da nessuna parte. Perché Certo, se sai che d'accordo. succede, non succede nulla, tutti siamo bravi, tutti siamo capitani con il mare calmo. Appena inizia a esserci le onde, oppure succede qualcosa, inghippi, persone che ti vengono dentro. Se non hai il sangue freddo, la fai, eh? Tanto che una volta che siamo andati lì con quel posto dove c'erano degli alchimisti, per intenderci, non posso fare il nome giusto, Sì, il Marchese, Villa del Marchese. sì, lì che ci sono andati in quattro con la torcia, Francesco si era impanicato, poverino, capito? Se io gli dicevo, guarda, fra, stai tranquillo, ah, ma l'ingresso è solo quello, quelli se entrano da lì ci sgamano, ci imboschiamo, gli facciamo prendere paura, vedremo se eravamo. Cioè, capisci? Devi cercare di smorzare, ma anch'io avevo paura perché tu non sai chi ti arriva. Tu sei in due, loro erano in cinque, lascia pure, cioè, lascia pure qualsiasi cosa, capito? Quindi c'è Certo. anche Che quel rischio lì. poi la risa te l'ho chiesta con l'entità, È Salvo, non te l'ho chiesta con. no, ma il rischio è tanto, quindi a volte anche dire perché la fai solo per abbonati non era per una questione di soldi. Ecco perché io voglio ringraziare quelle persone che mi supportano, perché comunque sia, è giusto anche loro,
credono in me, in quello che faccio, è giusto che io li premi a queste persone che magari se faccio una live ogni tanto per abbonati non succede nulla. Perché quello che faccio, e facciamo chi è con me, non è facile, non è semplice. Certo. Francesco è un uomo, Luca era un uomo, ero più tranquillo con Luca per dire con Francesco, ma quando ero con la Carla dovevo pensare per me e per lei, quando ero con la Laura dovevo pensare per me e per lei. Non è facile, capito? La responsabilità, oltre che tutto, perché c'è anche due figli a casa, è sempre tantissimo, tantissimo, tantissimo. E quindi o lo fai per passione o non ci sono altri motivi per cui lo Certo, è fai. ovvio. Almeno io parlo per me, per quello che guadagno, se si può dire, io personalmente. Ci sono altri che guadagnano molto di più, quindi loro hanno più interesse a farlo. Io non lo faccio per quello, se no farei una live ogni giorno. E ti faccio capire che lì la faccio per business. Siccome io la faccio una volta quando posso, quando ho tolto tutti, ho messo a posto tutti, bambini, moglie, quant'altro, dopo per caso lì posso organizzare a fare una live. Tutto qua. Ma Ecco, questo. la carne nel Ma rullo. sì. Quello dicevo, che comunque sia, ripeto, a col senno di poi capisco che lei come donna aveva un gran coraggio, più della Laura, ma la grande. D'accordo. Lei ha due figli, cioè, che parliamo di, capito? Cioè, voglio dire, ragazzi, veramente ci devi mettere anima e corpo. Poi c'è da dire una roba, perché funzionano le live dei Ghost Friends? Funzionano perché c'è una squadra dietro che rende tutto più professionale, tutto più preciso, più, che ha un senso logico, più da parte investigativa e non da bacchettina, andare a vedere se c'è l'acqua nel pozzo. No, no. Qui cerchiamo di trovare i riscontri oggettivi. Quello che c'è, cerchiamo di mostrarlo, portarlo tramite VP e quant'altro, è quello che si vede. Che sono molto belli gli EVP, molto interessanti, e non Adesso non soltanto sempre, quelli, se eh. penso tempo indietro che ci provavamo nel nostro piccolo a far qualcosa, ci provavamo, ma ci adattavamo a quello che avevamo a Maria, perché gli strumenti erano un po' all'inizio. Adesso siamo andati avanti, sono migliorati anche gli strumenti, e quindi è cresciuto tutto. Poi di conseguenza va tutto di pari passo, come si dice, sono gli attrezzi che fanno il maestro, È vero. no? Se tu Anche il c'hai dei vocabolario è meglio della. Mi piace, almeno a me piace più che la. Lì sono cose, io lo uso tantissimo adesso, perché ho visto che lì non c'è uno ha capito palo, l'altro ha capito ciao, l'altro ha capito miau, invece lì non sbaglia, ha detto quello, è vero, non è vero, è stata un'interferenza, ha detto una parola a cazzo, non lo so, però molte volte io dico che 8 parole su 10 alla fine hanno un senso logico, ti porta. Ti giuro che se Alex Anatolio diceva ancora nonno Federico, io me ne andavo, ero convinto che questo mi veniva dietro, ti dico la verità, dico questo me lo sono portato dietro, perché non si spiega se no in due posti dire nonno Federico, però dopo abbiamo capito che c'era un filo logico, invece all'Alex Anatolio non l'ha detto, adesso nel live di domani sera vediamo se lo dice ancora, mi pippo il culo perché dico perché, sono posti completamente lontani, perché? Capito? Io credo che lui ti Sì. segua solo in funzione delle live. Quando tu sei proprio. Non credo che ti segua realmente. Ma ti segue in No, qualche Fabri, modo. Io non adesso credo che lui. da domani se non dice nulla, secondo me non mi segue. Era proprio perché in quella casa, ecco perché spieghiamo anche il fatto, abbiamo deciso di fare la casa di nonno Federico subito dopo Villa Sabbatelli, per dare la continuità nell'indagine, per quello. Sì, esatto. Perché noi, vedi, non cerchiamo il fantasma, noi non andiamo a caccia del fantasma o dello spettacolo, noi cerchiamo un contenuto concreto, perché il primo scopo, appunto, è sempre quello di vedere se riusciamo prima a capire se esiste l'aldilà e più o meno ne siamo abbastanza certi.
Ora è trovare il modo per comunicare con l'aldilà, sia con le entità che io credo siano quelle residenti, quelle diciamo nella sorta di terra di mezzo, e quelle che stanno anche a livelli superiori. Perché abbiamo avuto anche una comprova che interagiscono anche entità che non sono residenti. Una l'ho vista io, l'ho vissuta io sulla mia pelle. E quindi io credo che possano interagire anche altri tipi di entità. Di Sì. Che persone, perché poi sono persone, sono come noi, stanno da un'altra parte. poi si fanno sentire in diverse, come posso spiegare? Ora non trovo le parole giuste, cioè un'entità si può anche manifestare attraverso altre un animale, attraverso un qualsiasi altra cosa. E questo ti do la conferma. Sì, Hai io avuto credo anche. magari tu qualcosa, qualche aneddoto che possa. In questi anni, ultimamente un po' meno, però che sarebbe successo qualcosa me lo sentivo, ma non a mia figlia. Sentivo che sarebbe successo qualcosa di brutto a me. Me O l'avevi a me detto. o non. Ma io me lo sentivo. Tu ti ricordi E avevo quando questa percezione. mi raccontasti che avevi avuto la percezione? Che mi succedesse l'incidente a me, No, ho avuto la percezione. di tua figlia, di un'amica tua, la figlia Una di una. sensazione hai avuto. La sensazione della figlia dell'amica. Ah, del figlio che era per me era come un fratello. E io lì ho avuto la sensazione. Ma fortissimo che non che gli sarebbe successo qualcosa. Lì ero piccola, cioè piccola, avevo 16 anni e avevo questa sensazione fortissima. Era il giorno del suo compleanno, io volevo chiamarlo per dargli gli auguri. Mia mamma che continuava a dire: "Ma no, che ancora è a scuola, ancora è presto a tornare". No, ti dico che lui non è a scuola, lui è a casa, voglio chiamarlo. Mi Ok. affaccio alla finestra, vedo il cielo come è successo nel mio incidente e gli faccio: "Mamma, io lo devo chiamare". Nel frattempo mi chiamano loro e dicono: o l'avevo chiamato io, ora non ricordo bene, e dicono che lui aveva avuto un incidente e che era molto grave. E noi siamo partiti e non c'era più, è stato stesso orario mio, la stessa mia modalità, soltanto in città differenti, in paesi differenti. Ho avuto la percezione dell'incidente di mio babbo, quando andò, e lì è stato un miracolo perché si era fermato un camion davanti, lui lavorava per l'ANAS. E non aveva visto che il camion davanti si era fermato e lui è andato contro. Era distrutto il suo camioncino, ma la parte guida era rimasta intatta. Ho avuto la percezione del fratello quando si ruppe la spalla. Ne ho avute varie. E questa non te lo racconto. Una volta ebbi un incidente, ma con la macchina, un tamponamento. E io lì mi ero vista capovolta, mi ero vista. Io non so come mai, ma mi sono ritrovata illesa, sfiorata con la macchina lì ferma. È come se qualcuno mi avesse preso la macchina e me l'avesse messa lì. Non so se mi spiego. Sì. Capito? Avesse evitato questa cosa. Però a volte dico: perché a questo giro non avete evitato? Perché a questo giro? Perché ero molto legata alla mia nonna. Dico: nonna, alla mia nonna materna, nonna, perché non l'hai aiutato? Perché non l'hai aiutata? E poi dico:
visto che non c'è un perché, non ci sono spiegazioni nell'incidente di mia figlia, dico, qui era scritto tutto. Lei, anche se fosse stata a casa, quel giorno doveva andare di merda. Io credo che noi vediamo le cose da un Merda. punto di vista diverso, capito? Cioè, siamo come un punto di vista troppo basso. Magari un domani, quando non ci saremo più neanche noi, capiremo meglio. Non lo so. Sì. Tanto Maria Assunta sa benissimo che prima o poi siamo tutti di passaggio, no? Siamo Sì, pinguini e poliziotti. però visto di solito chi è più anziano, cioè di solito funziona così, no? Certo, I nonni, i bisnonni, i quando nonni, io, cioè io, i miei genitori, dovrebbe essere così, no? La catena. un genitore non dovrebbe mai vedere un figlio nella via come lui. Esatto. non ci sono parole. No, chi ha figli Pensa che, ha figli. pensa Salvo, tu conosci Clarissa, no? Sai che col suo babbo non ci andava tanto d'accordo, non aveva mai voglia d'andarci. Lei ha regalato alla compagna del suo babbo per Natale il biglietto del concerto De Ultimo. Dopo lei doveva tornare a casa, però il suo babbo ha detto: guarda, perché non rimani fino a prima del compleanno della tua sorellina? Lei non ci voleva andare. Però ha detto: mamma, non so perché ci vado, sto lì. E io ho detto: almeno così ti rilassi, non c'è la tua sorella che ti rompe, la tua mamma che idem. Lei non ci voleva andare quel giorno, però c'è andata. Cioè, non ci voleva stare così tanto. Ha detto: dopo mi mancate, mi manca la mia sorella, mi manca. Però ci vado, dai, vediamo come va, tutt'al più torno prima. Quindi lei da casa, dal suo babbo, così tanto, è rimasta quasi un mesetto dal suo babbo, non c'era mai stata. E come si era Devo stare di lui, scritto? ho scritto, dice ci devo stare perché è l'ultima volta. Esatto, almeno non ti faccio sentire la mancanza quando va. Cioè, lei non per, di sicuro non sapeva che. Beh, certo. Ecco. Però è come se questo passaggio era tutto scritto, ecco perché dico destino crudele, destino, ma la mamma mi dice sempre, ma perché non ha continuato a piovere? Io dico, mamma, anche se pioveva, scendeva le scale, quel giorno doveva andare così, se no non c'è altre spiegazioni. È brutto da dire, ma lo dico con, perché io sto malissimo, non è che io parlo adesso. Tu non sei in te ancora, uno che ti conosce lo sa, io te lo posso dire. Sei anche una donna molto forte, io non so che forza da leoni tu abbia, perché appunto che ti conosco ti posso dire che non sei in te in questo momento, cioè perché la sofferenza è tantissima, però nello stesso tempo sei fortissima perché stai dando una forza di coraggio a te stessa di dire ce la devo fare, lo devo fare per Cassandra e ce la stai mettendo. Però tu adesso ancora è come se non avessi realizzato il tutto. No. Non è facile, non è facile, anche perché tu per andare a dormire in camera tua ti passi davanti alla cameretta sua. Ma Io nella so. cameretta sua è più facile, lo sai dov'è più difficile? Sul mansarda, dove lei suonava la chitarra, dove lei studiava, dove noi andavamo insieme a piegare i panni perché ho la lavatrice, dove noi ci si confidava tutto, dove noi parlavamo, dove noi andavamo per stare io e lei e basta. Lì l'altro giorno ho fatto venire su Claudio, ho detto: guarda, vieni con me perché io mi sto sentendo male. E io su non ce la faccio andarci da sola. Io no, perché Claudio è un amico di infanzia, no, perché è 30 anni che ci conosciamo, ma io ti posso dire che è una persona come Claudio, secondo me l'ho potuto trovare di me, perché Claudio è veramente, innanzitutto in primis, ti adora, ok? E secondo, tu lo sai, io con lui tanti anni che ci conosciamo, per me dire con fratello è poco,
non abbiamo mai avuto screzi con Claudio, è secondo me la persona più giusta che potreste avere di fianco adesso. Bisogna avere pazienza, Mari, perché in questi momenti anche lui ne soffre, ma male, Lo io l'ho visto, so. esatto. E quando cercavamo la collana da mettere nella cassa di Clarissa, è stata dura. Braccialetto. La collana, scusami, il braccialetto col ferro di cavallo è stata dura per lui e anche per me. Lui vedevo tanto sofferente, tanto, stava tanto male, e la cosa di vederlo così, mamma mia, mi ha fatto malissimo questa cosa, perché è veramente Poi come i se maschi fosse tendenzialmente sono più deboli. no, cioè, è proprio cresciuto da lui, cioè, capisci? Il rapporto che c'aveva Clarissa con Claudio, secondo me non ce l'aveva manco con. Era Era sì, qualcosa di. esatto. Si vede. Mamma mia. E lui ne soffre tanto di questa cosa, ci sta malissimo per Clarissa. E adesso lui mi ha detto: io adesso devo farmi forza per due persone, per la Mari e per Cassandra. E quindi è la persona più giusta che potevi avere di fianco. Credo che veramente è una persona perfetta, Claudio. Veramente, Claudio è una persona dura. Loro proprio, lo dico anche se non c'è, però te lo dico proprio perché lui lo sa, perché gli scrivo un giorno sì, un giorno no, non gli scrivo tutti i giorni perché ho paura di rompergli il cazzo, che poi mi ha rotto il cazzo, e allora gli scrivo No, tutti i non te lo direbbe mai. giorni, no, però capito, poi si è sentito che mi ha dato la buona notizia riguardo al telefono, quindi apposta, una cosa risolta, ok. Va bene, dai, però ti Avete un altro dico. figlio, Maria Assunta? Adesso Una bimba di 3 anni. Eh dovete andare avanti per lei. sì. La bambina di 3 anni che io sono andato a prenderla all'asilo quel giorno, no? E caso diceva lo zio Salvo, lo zio Salvo, lo zio Salvo. Che quella bambina chiese a Claudio, al papà, gli chiese, il dottore hanno fatto la magia perché Claudio gli aveva detto che la sorella era all'ospedale perché devono cercare di fare una magia per farla star bene. Eh sì, gliel'ho Vabbè, detto ma io. piazzato lì mi ha ucciso. Cioè io dico, come fa una bambina di 3 anni a dire cose del genere? Cioè questa aveva già capito, capisci? A 3 anni aveva già capito tutto secondo me. Non lo so, Sì. cercava, se no uno a 3 anni tende a giocare e basta. Io non credo che vai a dire al babbo, fanno la magia. Cioè, anche lì mi ha spiazzato a me, cioè figurati a Claudio, cioè io non lo so, sono cose che. No, io. Guarda, questo 2024 per me è troppo, troppa sofferenza che non. Guarda, io sto mettendo tutti i capelli, non. Cazzata, lo stress a me mi ha ammazzato. Questa cosa mi ha ucciso ulteriormente perché, mamma mia, sono 2024 Pensare che un anno fa eravamo in crociera, c'era il matrimonio, eravamo al fa concerto dei Maneskin. eravamo in una crociera da 10 giorni con Maria, Claudio, Clarissa, Cassandra. Cioè, eravamo e ci hanno fatto 10 giorni molto 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 belli per il matrimonio di appunto di Claudio e Maria Assunta. Ed è stata una cosa bellissima. Io sono stato il loro testimone di nozze, fierissimo di questo. E l'anno scorso era tutto diverso, quest'anno è cambiato tutto. Sì, si è rivoltato proprio tutto. Spero che ci sia un qualcosa di buono in tutto ciò, perché se no non riesco a capire, capisci? È quello che dicevo prima, io spero che ci sia infatti un qualcosa di buono, perché io in tutti questi anni ho sofferto tanto, ma da quando avevo 14 anni fino a oggi io le forze non le ho più e le devo trovare. No, è adesso che bisogna tirare fuori, tra virgolette, le palle. Esatto.
facile, non è facile, però tu le hai, ne hai pure tante, ecco perché ti dico, io ammiro, adesso capisco che non sei Maria che conosco perché sei un po' stordita, un po' tanto stordita su Un quello po' che tanto, sì. ok. Però nello stesso tempo c'è una tua parte interiore che ti sta aiutando a tirare su, ti dice vai, ti faccio vedere io chi sei, capito? Perché tu hai una grandissima forza, non me l'aspettavo manco io, sinceramente. Io pensavo di vederti in un letto stare male, invece sei Ah, ma guarda che bravissima, devi infatti mi sto stupendo di me stessa, Salvo, perché anch'io m'ero vista, cioè ho detto qui mo m'alletto, non vorrei che mi capita dopo tutto insieme. Infatti questa cosa mi fa paura, conoscendomi. no, 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 no. Allora, quando io dico tu devi ancora metabolizzare il coso, vuol dire che io parlo sempre da genitore, che un dolore così grande non lo metabolizzi mai, cioè lo metabolizzi, cioè non lo colmi mai, è una cosa forte, cioè chi non, impossibile che un genitore che ama i propri figli non ci possa pensare, perché ogni cazzo di qualcosa ti ricorda tua figlia, quindi è sempre lì, il pensiero è sempre quello, ok? Però non hai solo lei, tu hai la fortuna di avere anche Cassandra, e quindi questa cosa qui, e peggio se uno era figlia unica, capisci? Non so se mi spiego, secondo me era Sì. peggio. Invece Cassandra forse è la persona che ti aiuterà a superare il tutto. Poi vabbè, c'è Claudio che anche lui è fatto per stare di fianco a te, poi vabbè, c'hai me, tu non ti devi mai preoccupare, cioè, nessuno, non sarai mai da sola, hai tantissimi amici, hai visto? Eh sì, anche amici che non pensavo di avere. Una domanda molto personale, personale senso un po' privata, quel bambino, quel ragazzo che era con lei, come sta? Perché io l'ho visto male, quel ragazzo. Lui mi sta preoccupando, sinceramente. Dal primo giorno quando l'ho abbracciato, da quando, perché lui si sente in colpa da morire, Salvo, ma tanto, tanto, tanto. Io ci ho parlato con lui lì all'obitorio, ci ho parlato con lui, l'ho Ma io preso. anche la sera stessa sono andata lì, ma lui era irrigidito. Hai visto un bastone? Una pietra? Diciamo, lui è stato aiuto, secondo me, lui sembra un po' un percorso psicologico, sta male. Ma lui è già in terapia. Io Lui è vederlo già in mi terapia. ha ucciso quel bambino, perché l'ho visto, ci ho provato a parlare un pochino, lui era fermo, immobile, gli andavano le lacrime così. Poi aveva Sì, solo ma e gli faceva alle persone, mamma, gli faceva anche a sua mamma, io non entro, io non entro. No, entra, e la signora lì da fare, no, entra, entra, entra. Dopo poi non ne potevo più, gli ho detto, se non se la fa. Questo povero ragazzo che è già scioccato, che cazzo spinge per fargliela vedere? È no, questo ma che infatti la sua mamma è venuta dentro e ha detto: guarda, Mattia ti vuole salutare. Oddio, ho detto il nome. Vabbè, ti vuole salutare, però non vuole entrare. Io ho detto: no, no, non lo fare. Gli ho detto io stesso: non lo fare entrare, lascialo lì dov'è. vai là, che arriva. Arriva. Perché io il giorno dell'incidente l'avevo già visto e gli ho detto alla sua mamma: mi raccomando, ma a lui, perché non mi fa preoccupare anche perché lui mi preoccupa tanto. Io non lo so, adesso ho una sensibilità molto molto diversa, non lo so come E lui è farlo. in terapia, ma non so se riuscirà a superarla questa cosa, e questo mi fa paura. Si chiama lui, che non mi ricordo. Mattia. Me l'aveva anche detto. Io dissi, Mattia, non sono qua per... Io ho provato a cercare di fare qualche domanda perché magari vuol capire, io non lo so, da zio acquisito, ho cercato di fargli qualche domanda per capire qualcosina. Mi sono bastati 10 secondi per capire che quel ragazzo è fottuto a vita, è proprio scioccato, non sta bene. Io ti giuro, io non l'ho visto, l'ho visto già per terra, ti ha chiamato tu soccorso, no, l'avevano chiamato i signori che erano lì.
Sì, perché lui si è intirinzito, perché non sapeva quello che fare, quello che... No, ti dico, lui quel giorno lì mi ha fatto più rabbia vedere le persone che lo costringevano, tra virgolette, ad andare a salutare Clarissa e vederla in quel modo. Io ho detto, guarda, no, non lo spingete, perché se non se la sente, che cazzo lo volete mandare? Era scioccatissimo. Anche per lui a me mi piange il cuore, perché l'ho visto, un bambino di 8 anni, che buono come un pezzo di pane, si vedeva che era bello, Sì, bello come sì. il sole, è bello come il sole quel bambino. Però, Dio buono, guarda, è una roba, l'ha scioccato, poverino, veramente. Cioè, Guarda, tu io l'ho pensi... salutato, l'ho abbracciato anche per il funerale, e lui non ha coraggio di guardarmi negli occhi, rimane intirinzito, rimane... Io con la sua mamma mi sento un giorno sì, un giorno no, ci sentiamo. Lei m'aggiorna perché voglio che m'aggiorni. Io ho detto io un altro ragazzo, gli ho detto come se fosse anche figlio mio. Non so se me spiego, capito? Io l'ho visto lì all'obitorio ed è come se l'avessi conosciuto già da tanto. Mi ha fatto una tenerezza, ma una tenerezza. Io l'ho abbracciato, non l'avevo mai visto quel ragazzo lì, mai. Me lo sono abbracciato, gli ho detto: devi fare forza, non è colpa tua, tu non c'entri nulla. Lui è come se si sentisse in colpa di qualcosa, come se No, no, ma io l'ho conosciuto si già sente in da morto. colpa. Sono andato là, ma già non si muoveva più, ma io che cazzo dovevo fare? Niente, cosa puoi fare? Cosa devi fare? Io volevo solo capire se magari ha visto se gli ha attraversato un animale o nel Non lo drappello. sa, perché lui era Non rimasto indietro perché ha dovuto aspettare una macchina. E quindi non sappiamo, e lui non ha visto niente, assolutamente niente. adesso tu devi trasformare quel dolore in qualcosa di positivo. Tu sei più forte, già si sente dalla voce. Sei una donna forte, complimenti. Insomma. Insomma, io adesso come adesso non mi sento forte, forse No, voglio adesso che ti essere devi sentire. È forte adesso che ti devi vedere che sei forte, te lo posso per la garantire. Cassi, per Claudio, per mio babbo che si sente in colpa da morire di avergli comprato quel motore, quello scooter, avergli pagato il patentino. Non c'entra niente, se c'è il destino. E quello che gli ho detto, guarda babbo, ho detto lo so che non è, però questo era destino, doveva andare così, tanto se no non c'è una spiegazione a quello che è successo, ma anche come sono andate le cose, perché non lo sanno nemmeno i carabinieri, non si spiegano nemmeno loro. E ci sono andate in vari giorni, cioè il comando del comune mio, il comando del comune vicino, la questura. L'unica spiegazione è che si fosse rotto il motorino. Può Perché essere se che no la non mamma c'è una stia spiegazione. vedendo Mattia dietro, si sia girata per vedere dov'era. No. Non Può era dare, se si è il girata così vuol dire salvo che doveva andare, veramente era proprio scritto che doveva andare così, perché lei era molto severa, cioè non severa, lei ecco, era molto precisa, capito? Sicuramente per me, io non, visti anche i pantaloni, visto, non vorrei, ora il cinghiale lo lascio da parte. Che l'abbia presa destrin, capito, che l'abbia sfiorata, che gli abbia dato un cozzo. Io penso più a un calabrone, un insetto che gli è andato addosso Io penso e a lei ha qualcosa che si sia infilato forse nel tasto per far così. dentro, può darsi, no, ma qualcosa che gli ha battuto e lei avrà avuto paura che sia entrato Può essere pure un e che gatto, si sia sbagliata tra il freno e l'acceleratore Certo, in succede. quel momento. Sì. Ecco Vabbè. perché. E lei ha avuto paura.
Per me l'unica cosa è quella, e ora vediamo quello che ci diranno. Aspettiamo. E se no è l'unica spiegazione questa. Se si fosse girata, allora era proprio veramente scritto che era così. Il discorso è che il destino è quello che è, quando è scritto però ti posso dire che Mattia sarà un bel calvario, sai? Sì, ma lui è andato in terapia, so che è andato in terapia subitissimo. Sì. Perché E quello che preoccupa, preoccupa infatti anche al maresciallo, mi ha detto, ma lei si è risentita con la mamma del ragazzino? Ho detto sì. Ha detto no, perché quel ragazzino veramente mi sta preoccupando, anche ai carabinieri stava preoccupando il ragazzino. Io ho detto, se figuri io. Però la sua mamma mi aggiorna costantemente, però lui il senso di colpa è quello che andrà avanti. La sua mamma ha detto che provo a farlo uscire, provo a fare tutto, ma è dura, Salvo, e sarà molto dura per lui, perché andare, ha detto io. E avessi detto di no, capito? Io gli dovevo dire di no, no, che non ci si doveva andare, tutta colpa mia, eccetera, eccetera. Ma tu hai visto l'amichetto quello che parlavamo con Claudio, il ragazzo con i capelli lunghi, quel bambino, che non mi ricordo Sì. che lui che lei adorava, Clarissa, no? Sì. Lui con la moto da cross ha fatto un volo della Madonna, si è spaccato il braccio alla fine, Esatto. no? Non vuol dire niente. Quando arriva, è scritto, è scritto. È vero. E niente, dov'è Claudio? Aninna con la Cassi e la bambolina, perché adesso portiamo anche Aninna la bambolina. Domani fa la mattina, Claudio. Domani io ho perso i giorni, domani fa tutto il giorno, fa lo spezzato. Dio mio. Se domani è sabato, fa lo spezzato, sì. E Rimane sabato. poi intanto noi ci vediamo. No, il centro estivo, quindi mi spezzano loro. Dai, era per smorzare un po'. Dico, domani il centro estivo è chiuso, quindi me lo danno loro spezzato. Immagino. E poi spero di rivedere la mia presto. Piuttosto prendo la mia e vi vengo a trovarmi. Non mi preoccupare. Mari, io ti ringrazio No, per questo. grazie a te e grazie a tutti i tuoi follower per le condoglianze. Era doveroso, era giusto anche per condividere con loro quello che si prova realmente, perché io condivido quello che faccio, no? Quindi anche gioie e dolori purtroppo, e siccome tu sei come una sorella per me, quindi mi ha fatto piacere che hai parlato con loro, magari ti aiuto anche a te a capire che comunque. Sì, ora chiedo scusa che non ho risposto a tutti, ma come dici te è veramente difficile guardare il rullo mentre poi mi sembra di averti davanti, quindi ti guardo anche dentro, proprio negli occhi, ma tu mi vedi, quindi. Ma poi siamo adesso, prima era quando parlavi eravamo un po' di più, però quando sei in live, che fa una live magari diversa e fai 1.000 persone, fai veramente fatica a leggerlo, te lo posso garantire che non Sì, riesco a leggerlo. poi in quella situazione come te trovi te nelle live, che se smuovono porte, si aprono e si chiudono, ti lanciano cose, è ancora più difficile.
Comunque, vedi, ti salutano tutti e Maria dicono. Assunta, come per Grazie. mortare, e ancora non ha fatto la rissa, eh. Io sto scherzando, ma ancora infatti. ci Vediamo se vince Salvo. c'ho il dubbio, infatti sto aspettando. Voglio vedere. Maria Assunta, io non ti dico niente perché ovviamente non ci sono parole a questa cosa contro natura, però ti mando un fortissimo abbraccio con tanto affetto, anche se non ti conosco, ma ti abbraccio forte, Grazie, unisce Maria grazie Assunta a tutto mille. il Figura rullo, perché sto leggendo tra l'abbraccio che mi danno tutti quanti. me. Grazie a tutti, grazie mille. E Niente, ma niente. grazie ancora di essere stata con noi, Mari. Quando vuoi salire, che siamo in live così, non c'è nessun problema. Sali che facciamo, magari ti Guarda, impacchi. sinceramente, vabbè, a parte non le live, non so se me le sentirò per il momento di vederle, perché io ci credo, Me l'avevi già capito? detto. Ci credo perché ho avuto conferme di tante cose. E anche Però adesso ho la conferma, capito? Perché visto quando tu dici che senti brividi, ecco, e adesso ho quel brivido. questo non è male. Quindi Io so volevo che. invece fare una proposta. Una proposta sarebbe, invece di dire io non le guardo perché credo, perché giustamente tu sei come me, io invece le guarderei perché magari a volte possono dire cose particolari che per me non hanno senso, magari è una risposta a qualcuno che sta guardando. Potrebbe essere, non si sa mai, no? Ma è per quello che non guardo, perché quella risposta, quella cosa mi potrebbe, Fare peggio, non quindi lo sarebbe so. io Maria Assunta te lo posso confermare. Io in una live di Salvo Ma si è senti palesata una quello. persona a me molto vicina, al quale ho voluto tanto 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 bene, e che ha sfruttato una live di Salvo per entrare in contatto con me. È stata una cosa per me incredibile. Quindi, dai, non si sa mai nella vita, certe cose possono sempre Sì, succedere. secondo me non dovresti proprio abbandonare del tutto, perché sai, a volte dicono delle cose che per noi in quell'indagine magari non hanno senso, però dicono qualcosa di particolare. Cioè Fabrizio gli ha detto cicogna, lì per me lì non mi sembrava una casa delle bambole, non l'ho capito, pensavo a una natalità, un qualcosa, una nascita, invece era tutto, ma Era tipo riferito a me. Fabrizio, tutto, era preciso per Fabrizio. Cioè, lui ha usato sia riscontri oggettivi, tipo il calendario, le medaglie, insomma, tanti indizi che mi fecero già capire. Poi, quando elaborai gli EVP, rimasi sconvolto. La cicogna era una parola veramente chiave per me, perché era quella persona, era mio nonno, e io, quando ero ragazzino, mio nonno aveva vissuto una vita lunghissima, dal 1995, e io utilizzavo questo pupazzo che avevo, era una cicogna, che per qualche ragione portavo. Mio nonno fumava in un garage, io mi mettevo lì a fianco a lui, lavavo questa cicogna tutte le mattine, e lavando, ero piccolo, avevo 5, 6 anni, 7 anni, e lavando questa cicogna mio nonno ne approfittava e raccontava tutte le sue storie. E io stavo lì tutto il giorno con lui che mi raccontava le sue storie. Quindi, dicendomi la cicogna, mi sono saltato lì, guarda, credimi, io ho staccato le VP perché l'ho sentito mille volte quella parola, per essere sicuro, e lì ho ceduto. Lì sono crollato proprio. Immagino. Non ho retto, perché ho capito che lui c'era e che lui stava comunicando che c'era. Lì, mi pensavo ancora, insomma, è stato un Ma alla contatto. fine, Fabri, di tutta sta cosa, tu come ci sei rimasto contento di averlo sentito oppure? Felicissimo, felicissimo. Di prima acchito, Maria Assunta, sono stato sconvolto. Ero molto sconvolto. Cioè, quando Salvo fece la live, gli chiesi di bloccare tutto, perché avevo già capito, senza elaborare ancora l'IVP, che cos'era.
lui aveva usato una location nella quale lui non c'entrava niente, però c'erano dei riferimenti precisi che mi avrebbero fatto capire che lui era lì, che era lui. Mio nonno era un carabiniere, era un appuntato a cavallo, c'erano i cavalli. Il medico che sbagliò la diagnosi di mio nonno era presidente dei Lions, c'era un corvo dei Lions, c'era la stessa frase quando mio nonno aveva preso le medaglie, sono stati riconoscimenti, era nel calendario, il calendario che c'era aveva una data che risaliva a qualcosa per me importante. Insomma, c'erano dei riferimenti oggettivi veramente forti. E mi lasciarono molto scombussolato perché comunque non pensavo a una cosa, mi aveva veramente. Poi dopo qualche giorno ci ho riflettuto meglio, ho ascoltato gli EVP 1.000 volte, questa volta c'ho 5 giorni di elaborazione, e rimasi talmente colpito perché io veramente la sera ero sconvolto, si salvo, ferma tutto, per favore, ferma tutto, non passiamo niente, io non passerò nessun EVP. E poi dopo qualche giorno ho capito che se mio nonno si è palesato pubblicamente, allora è giusto che io pubblicamente dica quello che mi è successo. Però era veramente palese. È un Quindi, mondo come Mari, in poche l'altro. parole, se ci riesci a guardarla, secondo me potrebbe aiutare. Poi, se non ce la fai, la chiudi. Cioè, però magari può Sì. succedere che c'è qualcosa che. Ma la live dove vai a fare domani c'entra qualcosa con i libri? Non so perché mi è venuto in mente i libri, no? No, domani c'è tanta mondezza, quello sicuro, libri no. Secondo me c'è passato qualcuno che si drogava, cioè lì era l'ultima volta sono stato con la Carmen, un posto tosto. Quella dei libri sacri, Maria, se mi hai assunta, se arriva a salvo, guarda, vengo anch'io. Ah, quella mi Quelli dei piacerebbe sacri tanto io faccio la anche a me. live e aspetto di fuori in macchina, la fa Fabrizio perché. Esatto, perché lì può esserci Ah, anche il quello tuo. dei libri, lo sai perché ti ho chiesto quella dei libri? Pensavo che eri lì perché a mia figlia quei libri ha detto: Mamma, no, ci voglio andare anch'io, ma non per scoprire niente, ma per leggere quei libri, per toccarli, per sentire l'odore della carta, che lei leggeva Ah, molto. te l'ho detto, io vado lì, ci vado io, lì può esserci anche il convegno di tutte le entità più malvagie del mondo, Sì. fatti un culo, e tiro tutte A fuori me. una a una, e accompagno Quel la posto mi porta. ha affascinato tantissimo, ma non tanto per i libri. Quello Eh sì, è ma i veramente, libri, veramente bello. amava i libri, Migliaia, capito? migliaia, Sì, tanto, Che leggeva tipo? tanto e scriveva tanto. Migliaia, sì. Lei piaceva, ultimamente leggeva parecchio libri greci perché amava il greco. Infatti lei faceva il liceo classico Cambridge. Ah, ho capito. E poi un po' di tutto leggeva lei. Gli piaceva proprio, gli piaceva scrivere. Ed era Quando eravate voi giovani, che anche. amava quel tipo di libri, che di questi tempi è difficile trovarlo per i ragazzi. No, Sì, e guarda. lei l'adorava, adorava proprio il greco, anche se gli risultava un po' più difficile del latino, però l'adorava Cavoli. molto. Ma Guarda, mi risulta, il greco era la lingua, tu pensa, nell'antichità il greco era considerata la lingua più erudita al mondo, tant'è che i latini stessi, i romani stessi, quando usavano un testo per dire che aveva un valore scientifico, usavano il greco, non usavano il sì, latino. me l'ha detto mia Quindi figlia, infatti. il greco era la lingua, diciamo, più colta che c'era, soprattutto nell'antichità. L'antichità, un romano che parlava il greco voleva dire che era equivaleva a un laureato, cioè un omega, capito? Era un top, proprio perché la lingua greca era considerata la più evoluta, anche Sì, quindi le. cavoli, piacergli. E poi era anche informata su quello che mangiavano i greci, su quello che, come lo facevano, era proprio affascinata, mi parlava e dicevo: Peccato. Amore, Io qua male. vai piano perché la mamma non ti segue, perché io queste cose sono ignorante, non perché, detto Assunta, io ho un io non. canale di storia, no?
un canale storico. La mia passione, una delle mie passioni è proprio la storia. Sarebbe stato un vero piacere darle un po' di informazioni, darle un po' di contatti, insomma, A lei sarebbe molto piaciuto perché poi voleva fare o la reporter o l'avvocato. Era indecisa se fare queste cose, ma lei l'affascinava tanto la reporter. Lei piaceva scrivere e sapere le storie, andare insomma a Conosci. indagare, andare sul esatto, a conoscere. Aveva Sì, tutte le sì, sì. cose. E poi c'aveva, lei diceva, perché se sottovalutava molto. Però aveva tutte le carte al posto giusto, sia anche per la lingua, sia la lingua era bravissima, inglese, francese, poteva studiare qualsiasi altra lingua che era molto brava, non perché era mia figlia, ma Però il fatto che era veramente. affascinata dalla storia e soprattutto dal greco, cavoli, è un valore Sì, gli veramente. piaceva moltissimo, era proprio più che il latino. E lei infatti ha scelto il classico apposta perché c'era il greco. Il greco molti lo temono, però in realtà è la lingua principale, cioè il greco Io ho è il video proprio. ancora di quando fece il primo tiro di sigaretta elettronica. Era un po' di cazzo. Sì. L'ho fatto morire. Mi sembra che c'hai anche il video. C'è il video ancora. L'ultima volta che eravate venuti, bella, c'è ancora il video di quando. Io domenica che eravamo al mare, io ho detto, amore, mi prendi una sigaretta? Ha fatto, va bene, mamma, poi fa una cosa, accendimela. Lei mi guarda e mi fa, mamma, ma state fuori? Io ho detto, dai, su, intanto prima o poi devi iniziare a fumare, dai, vai. Tanto se non provi. Bene, magari non avrebbe mai fumato, appunto che gliel'hai chiesto. No, sì, invece ho visto qualche video che sfumicchiava di nascosto, ma non è quello, ma a me mi importava di molto, cioè 15 anni, le cavolate, meno che io, perché le ho fatte più da vecchiotta, perché 15 anni ero un po' bullizzata per il fatto che avevo avuto l'incidente a 14, quindi portavo questi occhiali per coprire le cicatrici, non mi sono goduta Hai avuto un'adolescenza l'adolescenza. più tarda, diciamo così. Esatto, sono dovuta crescere molto velocemente. Sì. Beh, io ho iniziato a fumare a 23 anni. Non è che ho iniziato a fumare da ragazzino. Comunque, va bene, ragazzi. Abbiamo fatto, madonna, mezzanotte e mezza non volendo. Quindi ringrazio tutti, ringrazio la Maria per la sua Grazie a compagnia. tutti, grazie ai tuoi follower, grazie a chi ti segue. È stato un Grazie, piacere. è stato un piacere conoscerti, grande. E Anche il quando mio. sei di passaggio e vuoi fare due chiacchiere che ti possono aiutare, noi siamo qua, ok? Ok. È stato un piacere, Maria. Un bacione. Un piacere anche il mio. Grazie Maria, Ciao a ti tutti. aspettiamo le Ciao, un prossime volte. abbraccio. Ciao Maria. Ciao, grazie mille. Ciao. Ciao. E così abbiamo avuto anche Maria, vedi, una testimonianza che, mamma mia, che comunque ho condiviso con voi appena successo il fatto. E comunque veramente ringraziamo tante persone, dei nostri friend, degli amici, che comunque si sono stretti a questo dolore della famiglia. Come potete vedere, la Mari e Claudio, per me sono... Allora, la Mari l'ho conosciuta dopo perché Claudio ha conosciuto dopo la Maria, ma io e Claudio ci conosciamo da quando avevamo 16-17 anni, 15. Quindi ne aveva 42, sempre stata riccione, capisci da solo che è la vita che ci conosciamo. Mai avuto uno screzio, sempre uno di fianco all'altro, sempre cose che... No, guarda, poi ho trovato Grazie. lei, da riccione si è trasferito ad Arezzo, su Sansepolcro, e vivono là, capito?
conosciuto Maria che aveva già Clarissa, comunque però loro già un po' che stanno insieme, il rapporto tra Claudio e Clarissa che non era figlia sua naturale, però è come se fosse un rapporto bellissimo, come se fosse veramente un secondo papà. Quindi Davanti a certe cose devi stare solo in silenzio, bisogna stare, perché non puoi dire niente. Non puoi fare. Non c'è una niente. spiegazione, non c'è nulla. Fabri, sono le mezzanotte 25, quanti gradi ci saranno in Da qua ci Sardegna? saranno almeno 42-43 gradi. Ancora, No, forza. non si respira. Non riesco a lavorare, non riesco a stare dietro al computer. C'ho la nuova puntata del podcast ancora lì che mi aspetta, la seconda parte di Villa Sabbatelli, ma ho tanta roba, non riesco. No, non voglio che ci stia male. Ieri c'erano 46 gradi, non faceva stare. Oggi sono anche oggi uguale, adesso ce ne saranno 42-43. Proprio così. Boh, sto Santa sbagliando Roma, il filo orario. io in casa, non è calato di niente, era 38 e 38 ci sono, non è che. Immaginati te. Sì, è come c'è mio mondo, sembra di essere dentro un forno. Esatto, Sto ma vale dice così. aspettando le patate. Sì, ho finito. No, ma non è un casino, non riesco a starci dietro, non riesco a perdo concentrazione. La Dark dice 39 gradi, che lì vedi, Vedi, non ma è tutto così, non lo so. abbiamo Poi sai, io venendo scontato. dalla Germania, abituato a 20-25 gradi, per me è un disastro. Non riesco a stare in piedi, lo sento il doppio degli altri. Però la Ferragosto salvo ci mettiamo sotto, dobbiamo far crescere il Senti prosecco. Carla, stai zitta a parlare di mangiare che mi fai venire fame, pollo e patate. Adesso come adesso me lo mangerei. La mattina col tonno, mentre alle 6:30, figurati, alle 6:30 sarei un pollo veramente con le patate. Io sto però solo tipo un gelato, un ghiacciolo, qualcosa. Apro il frigo e il freezer, cioè, ci butto lì dentro, vaffanculo, butto tutta la roba da mangiare via. Non fa Questo alla altro. Carmen se voleva salire in live, ma mi ha detto di no, mi sarebbe piaciuto farla parlare, almeno. Ho visto che ha dato la buonanotte, non so se Ah, c'è ok, ancora. allora può essere che è andato a dormire, ma non l'ho visto. E comunque, così ragazzi, io che dire, spero che il discorso che hai fatto tu, l'Ali, sia stato comprensibile a tutti. È lì la E carta. chi è la Carmen? Sì. Spero che sia stata comprensibile a tutti. Sì, lo spero anch'io. Ti ringrazio per avermi dato voce. Ti ringrazio tanto. Quando ci sono, come si dice, queste direttive, queste robe così, è giusto che magari anche voi vi faccio partecipare tranquillamente. Dai, Grazie. limitiate sta cosa. Ti ringrazio tanto. Grazie Laura e grazie a tutti i moderatori, veramente, perché è stato Grazie. veramente un gran lavoro, mamma mia. Grazie E poi lo Fabri. sai la cosa incredibile, che è una cosa proprio nostra italiana. Io conosco una ragazza che è di un gruppo tedesco, che hanno anche loro un loro canale dove fanno paranormal, no? Fanno indagini paranormali. Germania? In Germania, sì, sono tedeschi. Come si chiama? Strunzenskanzi paranormal. È qualcosa del Mamma mia. genere, è qualcosa del genere. Krausen con le patate, le kartoffeln Tutti quei sardelli americani, come si dice gatto nel carbone in tedesco? Perché paranormal. gatto Katzen der in Kuhlen. carbone tutti credo quelli che è cazzo. Comunque, dicevo, questa qua mi raccontava, dunque, loro fanno No, live che hanno dalle 3.000 alle 5.000 persone live, in Germania hanno ancora più, diciamo, seguito queste robe. E mi ha detto che hanno solo un moderatore che neanche, non c'è neanche sempre. Ha detto, com'è possibile? Sono entrato in una loro live, ho trovato in tutta la loro live, tutti l'ho seguiti per 2 ore, due o tre disturbatori che sono entrati. Tra l'altro due erano italiani, quindi ho detto, che cazzo. faccia riconoscere ovunque loro. Proprio ho detto, ma porca puttana. Cioè la gente lì, sai, entrava con assoluta, cioè chi non ci credeva lo diceva, diceva no, però voleva capire.
Cioè, da noi chi vuole rompere le palle perde il tempo a rompere le palle, cioè, non ha altre cose da fare. Cioè, il tedesco ragiona in un modo diverso, per quanto ne ho da criticare, però dice: perché devo perdere tempo a entrare nella live di uno che non credo per dirgli andate a lavorare? Ma qual è lo scopo? Rompere le palle sembra sia diventato Uno come uno sport. sport. Esatto, Il uno tedesco sport. tendenzialmente scorre, capito? Perché dice: non mi interessa, va avanti. Cioè, andare lì a fermarsi e scrivere per loro è una perdita di tempo, cioè non ha senso. Da noi no, da noi è proprio uno sport, cioè deve. Beh, pensa che vita di merda che facciamo. Cioè, una volta mi ha seguito uno in macchina in Italia per dirmi coglione perché l'avevo tagliato la strada, non l'avevo fatto apposta, e mi ha seguito 2 km per affiancarsi e mandarmi a fanculo. Ho detto: cazzo, se, beh, mi volevo levare una soddisfazione. Cazzo, se sono queste le tue soddisfazioni, c'è una bella vita di merda, perché insomma, potresti fare altro. Buono, ci sono queste cose, sì. Capisci? Cioè, Più noi. vai, più hanno meno lavoro, quindi hanno più tempo libero per inseguirti. Cioè, no, la cosa mi lascia sconvolto. Cioè, davvero, noi. Cioè, tutte queste rotture di coglioni. Ah, guarda, non mi stupisco. No, veramente assurdo, Più no. nulla al giorno d'oggi, guarda, non mi stupisco più di nulla. Oh, guarda. Guarda, comunque, domani se ce la facciamo pubblichiamo la nuova puntata del podcast. Lo voglio sentire prima, prima di Sì. darti, ti devo darlo, ok? È ovvio. Guarda, come sempre. Poi. Questo sino a Ferragosto saremo un po' una gamba sola perché con questo caldo Ok. faccio Ma fatica. cioè sì, c'è anche da dire qua, aspetta che mi metto così che c'è il bastone della tenda che sembra che c'è l'orecchino, guarda. Madonna. Volevo capire come mi stava il bastone della tenda. No, Come mi starebbe l'orecchino? benissimo. Sembri un tossicodipendente di Frascati. No, ma io non ho capito, ma è la qualità di questo telefono che mi fa così perché non ho i filtri. Come si fa? Sembri tutto levigato. Sembri tutto bello levigato nel Non ho viso. capito come si fa allora. No, perché mi dicono, ma te metti i filtri? No, sta minchia metto, non metto niente, non ho capito perché. Allora, quando c'è, come si fa a vedere se c'è un filtro? Migliora? Speaker, effetti sonori, effetti vocali. Effetti sonori. Facciamo un applauso a Salvo, andiamo qua. 3, 2, 1. Mi E vergogno, dopo ma sta cafonata. sì, possiamo andare a letto. Questa. Mi vergogno, Rossella, vi mando un bacio. Basta, sta stronzata. No, non so come si fa, vabbè. Comunque, non mi dice filtro, c'è il divieto, nel senso che non c'è in teoria, non ho capito. Fa un kit, cos'è? Gli ospiti si esibiranno a turno, quindi occhio, allora, devi fare lo spogliarello, dice Fabri. A subito. Ah già, però avevi promesso che la prossima live la facevate in mutande, In è vero, Fabri, tanga, la devi fare in in tanga, non in... mutande. Voglio vedere una porno Una live. porno live. 50 persone scende a meno 50. Secondo me invece faresti il botto. Ho questa idea. Il bot, no, il bot. Vedi, male che vada a comprare l'entità di Mona Pozzi, cioè, se Lasciamo stare. Lo sai che forse è? No, chi era? No, non voglio dire stronzata a quest'ora non mi va. Vabbè, a quest'ora potremmo anche. No, quella chi era? Cicciolina. Chi? Chi hai detto tu l'entità Mona di Mona Pozzi, è lei che è morta, no? E sulle porno star ti posso Pozzi? No, no. Mona Pozzi. Vabbè, lì puoi fare anche le categorie tu, no? Ma negli anni 80 le categorie erano come queste di adesso?
Non credo, no, negli anni 80 no, ma che non c'era manco internet, sapevamo, non le No, conoscevamo neanche le ok, capture. ma, no, ma per dire, no, però c'erano le videocassette, ste robe, Sì, c'erano i giornalini porno, no? C'erano i c'erano. giornalini, sì, quello sì, ma non c'erano le categorie come adesso. No, 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 non credo almeno. No, Guarda, io parlo sono visto che ne parli di 73. esperienza in quei livelli, che tu non conosci. No, che noi da ragazzini andavamo a comprare i giornalini porno, eravamo che il più famoso si chiamava Le Ore, me lo ricordo ancora, che noi andavamo ragazzini 11 anni, 12 anni, allora il Corriere dello Sport, due caramelle, Le Ore, un pacchetto di sigarette Io e poi invece sì, finivano. ricordavo sempre la passione del, non del paranormale, ma di andare in quelle casacce vecchie, le trovavo tutte lì, sti giornali. Ecco, Carlo ha ragione, che ho vissuto nel 1600, esatto, quando c'erano ancora i geroglifici, capito? Immagino le geroglifiche. Ah, i, ah, Esatto, ah! era tutto. Battuto sì. Oh mamma, Mamma oddio mio. mia, che altri tempi. Vabbè, tornando nelle case abbandonate, queste robe ne dovrei trovare un casino perché. Ma le avevano trovate con Francesco in una casina, no? Vi ricordate che l'avevo vista? Sì. Vecchio sole, Birichini, bellissima birichini. casa del direttore. Sì, davvero, questa cultura. No, comunque, io tutti quelli che trovavo erano tutti quelle cartine attaccate, quindi non le toccavo. Chissà perché, e forse usavano la colla per girare le pagine, diciamo Oddio! così. La l'umidità, l'umidità. Esatto. Paola dice: cazzo, vero, vi siete messi anche a guardarle. Vabbè, è normale, io un po' che non ne vedevo più. Bisogna dargli un giudizio, no? Ma no, perché altro ormai sono diventati storici. Che poi so vedo, io sto tentando, Salvo, di venire in Germania perché dobbiamo fare un'indagine su, ci sono due ucraine vicino a casa mia, io sono sicuro che lì ci sono delle entità. Ma non erano a Firenze Fabrico lì? Pure a Firenze, anche a Firenze ci sono. Ci sono, io lo sento. Valeria, Valeria. Io l'ho pre... La sto convincendo a Valeria, perché ho detto, Vale, guarda, ci sono Carolina. delle entità, sicuro. Poi trovi la serratura cambiata, E poi secondo me. Valeria qua in Sardegna abita dietro a un cimitero, capito? C'è la sua famiglia. E ci mette un cazzo a fare un fosso vicino là sotto. Oddio. Oh, mamma. Sono lì. Grazie, Però Valeria Santa Donna, davvero, se ci io sono, parlassi. Vale, ci sono delle entità, le ho viste, io credo che ci siano, sono sicuro, non credo. Bisogna andare a fare un'indagine molto approfondita. Sono sicuro, non credo, sono sicuro. Sicuro, guarda, proprio ho Allora, se sentito, ho visto l'indagine movimenti. proprio hai detto, ci rivestiamo. Esatto, ci rivestiamo e torniamo quando finiamo. Oh, E poi altro, sapete quelli che scrivono, vedo io l'uomo col solo che baffi. Valeria si possa picchiare a te, me Ah, lo faccio sicuro. Sicuro, guarda. Fabri, ma in quell'indagine farai anche le VP? Cosa verrà fuori? Oh, sicuro. Sarà un EVP intensis. Sicuramente, mamma. Prescende il mattarello per fare le tagliatelle, Mi tornerò sa che poi con la lì. Ghost Box dovreste venire a cercare a me perché con Valeria mi sa che la fine che faccio è quella. L'anorettoscopia, vedrai te, anche le tonsille. Tipo. Oh. Qua, prima te lo metto lì, poi te lo metto Però io la sto convincendo perché penso, io sono sicuro che ci sono delle entità, Salvo. Bisogna andare a indagare completa, fare un'indagine completa. Oh, c'è un emotion che devo togliere, non l'avevo visto. Solo che la live lì la dobbiamo fare su OnlyFans, però. La dobbiamo fare su TikTok. No. Cosa? Su? Su OnlyFans la dobbiamo fare lì, la Ah, quel live. sito dove si vendono i piedi, il Esatto. bucato, ok.
Ormai, guarda. Ma poi parlano tedesco, Fabri, dice la zia Patti. Ah, non è un problema, parleranno tutte le lingue che vogliono. Quanto allora niente, resta solo una. No, a noi interessano le entità, noi andiamo per le entità. È un'indagine, stiamo indagando lì. L'entità con l'intimità. Esatto. Oh, mamma. Comunque, vabbè, comunque in Germania vieni salvo, l'organizziamo una bella indagine, perché gli scherzi. Adesso io in Sardegna adesso mi sto organizzando perché c'ho un milione di cose che sta venendo fuori da casa e non so se riesco a muovermi, ti dico la verità. Poi biglietti non ci dai le mani, Fabri. Sì, è un casino. Venire in Sardegna è un casino anche trovare i biglietti adesso. Io non so se costa meno venire in macchina col traghetto, non lo so. No, infatti sto pensando a una cosa più fattibile, la organizziamo in Germania e facciamo prima. International, bellissimo, mi piace. Ghost Friend International. Perché in Germania mi deve portare in quel posto dove nessuno ha il coraggio di entrare, questo mi Allora, deve. sì, lo dico, lo ripeto, è una caserma. Io abito dietro a Colonia, dietro a una caserma dell'aeronautica, una grossa caserma, grande, Là, grande. lì. E lì c'è una postazione. Tu vale lei, l'hai vista? Quella che sta proprio dietro. La chiamano lo scoperto, Devverdamm Ah, ma la Caserma. Valeria è lì vicino a te. Adesso ce l'ho vicino. Mi sta già recintando. Sta già. La fossa nel letto che dice adesso ti copro. Capito, ho le ore contatte. Infatti, ho detto, la prossima mi dovrei cercare con la Ghostbox. L'EVP ti parlo io direttamente, te l'elaboro Perché dal dato vivo. la prova che le donne sono strane da un giorno all'altro, quindi Compaiono dal nulla, oh davvero? oppure scompaiono da lì. Dipende. Mamma mia, sì, guarda. È un cazzo di. Poi Valeria è un cazzo di ispettore mancato perché quella elabora il video con me, deve vedere qualsiasi cosa, ha una cazzo di percezione. Comunque, dicevo, quella la chiamano Devverdamm Caserme, che sarebbe la caserma maledetta più o meno, perché lì durante la seconda guerra mondiale si erano asserragliati dell'SS e dei funzionari, diciamo quelli che erano responsabili di aver deportato gli ebrei. Si erano inchiusi lì, avevano tentato un'ultima resistenza, poi. Hanno avuto un combattimento feroce con gli americani, perché sono arrivati gli americani, e poi alcuni si sono arresi, ma molti altri si sono suicidati per non consegnarsi. Carla ha ragione, prima devo recuperare l'armatura Camelot. comunque, sì, quello sarebbe un posto dove non entra nessuno. Mi diceva questo qua, che è un ufficiale che conosco lì, mi ha detto che lì proprio zero. Infatti io la vedo da dove passo, è proprio, diciamo, immersa nel verde, completamente abbandonata, ma non ci passa proprio nessuno. Chi ha avuto modo di passarci, ho sentito tante storie, alcune credo, altre meno, però tipo uno che ha raccontato che una notte l'ha vista accendersi, però boh, cerca se è vero. Però di sicuro lì ci sono passate le peggiori persone in assoluto, perché qui lì c'erano funzionari SS, Ciao. Sì, non so. c'erano quelli che deportavano gli ebrei, insomma, non erano pochi. A Colonia, ma non solo a Colonia, in molte città tedesche, tu vedrai quando verrai nei palazzi come posso dire, rettangolini gialli che sono praticamente incastonati nel pavimento con dei nomi, e quelli sono i nomi di tutte le famiglie ebree, gli ebrei che sono stati deportati. Ma ci sono dappertutto, una colonia è proprio un casino, ogni strada che fai ne trovi almeno una decina. Quindi immaginati quanti ebrei hanno deportato a Colonia, insomma, non pochi. Questo che mi sta di fianco che inizia a fare Kartoffeln, Eisley, Fritz, gas, mi gas, dopo. Questo che mi No, tra. brutta Tedesco, lingua il tedesco, tedesco. brutta lingua, fidati. Che io e Valeria lo parlo, io, Valeria già lo parla meglio di me, io lo parlo di merda. Parlo come i marocchini in Italia, parlano italiano.
Quando parlo tedesco, mio figlio scappa, mia figlia si traveste da turista. Francesco, di fatto, ma perché quando fai gli VP sempre con i rumeni? Vuoi parlare con me tu? C'è qualcuno qui? Cioè, dovete fare domanda e pausa. Porca puttana, che ogni volta mi devo Io impazzire. li faccio bene, oh bello, che vuoi dire? No, ma quelli parlano in mezzo. Quindi fai, ciao, sono Salvo. Pausa. Come ti chiami? Che cazzo, quello parla in mezzo. E quindi devo estrapolare anche quel pezzo. Ciao, sono Salvo, non parlate, grazie. Tanti di Esatto. filo. Quando ho finito parlate. Esatto, dai. Però faccio come prendete. Tu Tu vai. sei qua con me adesso! Io sto aspettando che nelle VP dicano andate in Germania dalle Ucraine che siamo tutti lì e vi aspettiamo. E lì subito, eh. Io sto aspettando che dicano quello, eh. Mamma mia. Ragazzi, Gima dormì con Fem. Dai, dai, salvo. Dai, è vero, no? Sembra, fateci caso, i primi VP di Francesco sembravano rumeni, quelli lì venuti in Italia da 3 giorni. Quello di Francesco era troppo forte. Mi ha fatto impazzire perché lui proprio faceva delle pause lunghissime e poi riprendeva la domanda. E che cazzo! Persino l'entità ha risposto: c'è una voce che dice, vaffanculo, non riesco a parlare. E lo interrompevo ogni volta. Dì un po' se fai il libro rosso tu che succede? Allora, lo dico a tutti, lo ripeto, ho fatto il libro rosso. L'ho fatto i primi due tentativi, usciva coglione, è uscito. Poi l'ho data a mia moglie e ho detto, Vale, provaci tu. Si è provato lei, gli ha subito risposto il libro rosso, passami a quel coglione. Vabbè. Ho abbandonato. Anche l'entità mi conosce, porca Porca puttana. giuda. Ah, no. Ragazzi, Vabbè. come dice Davide, buonanotte, noi andiamo a dormire tutti, via. Dai, buonanotte a tutti ragazzi. Buonanotte a tutti. Ciao Ciao Fabio, Laura, buonanotte. ciao Sovedi. Ciao a tutti. Buonanotte a tutti, Dark Love, buonanotte Fra, buonanotte Chismo, buonanotte tutti, tutti, Buonanotte tutti, tutti. a tutti, buonanotte Carla, buonanotte Vio, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Oh, Carmen ancora sveglia, oh, gli ho detto sali, sali, non è salito. Mannaggia, grazie Maria Assunta, buonanotte, un bacio a tutti. Dai. Prima di me che a sostrac, mi sono proprio. Dai. Ragazzi, ci vediamo domani sera, ore 22 in live, ok? Mi raccomando, le VP, domanda e stacca quel cazzo di K2 che ha rotto i coglioni. Va bene, però lo faccio fare dal rumeno domani. Arrivo lì, capito? Non Ma ci fare io, basta. per Dai. esempio. Sei qui tu? Mo me l'aspetto così, eh. Mamma foto, gliel'avevo già detto, mi fa, perché come si sente? Si sente molto l'accento del posto, del paesino suo, si sente molto. Infatti l'entità ha visto cosa ha risposto, ha detto io Italia, io Italia, io parla Italia. Dai, No, ha pensato che era qualche straniero. Dai. buonanotte, perché vado a mangiare Buonanotte qualcosa, mi è venuta fame, vi giuro, mi è venuta a tutti. fame. Io ho sempre fame, ragazzo, sempre costantemente fame. Io ho Buonanotte mia Matteo. moglie a fianco e quindi dai. Buonanotte, ragazzi. Occhio che ti prendi la sbarellata Mamma mia, dall'inizio. già ne ho una, già ne ho una. C'ho la seconda pure in carica. Mi sa che domani i VP del lavoro poco. Mi sa che stavi meglio in Germania, ti Mi sa di sì. Buonanotte. Dai, Ciao, buonanotte, ragazzi. buonanotte, buonanotte a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.